Partiamo subito, ragazzi. Buonasera a tutti. È una novità da me, piove da 2 settimane. Praticamente, io ho visto, forse dalla guida ufficiale, non mi ricordo, che in questo periodo piove perché è la stagione delle piogge in Giappone. Anche in, mi ricordo, in Persona 5 c'era giugno che pioveva sempre. Quindi, evidentemente, fine giugno, inizio di luglio. Quindi, evidentemente, in Giappone questo è un periodo di pioggia. E l'hanno fatta riflettere questa cosa anche nel gioco, in Animal Crossing. Però invece da noi è proprio. Vede, sta piovendo. È proprio l'inizio dell'estate. E quindi, cioè, mi metti pure l'aggiornamento dei tuffi e poi piove come non so cosa. Porca miseria, ragazzi. La luna cattiva. Allora, però stasera, ragazzi, c'è KK, quindi un attimino mi vesto più bellina. Sono vestita da pioggia perché. Ciao, Riden. Ciao ragazzi, come state? Ciao, mi Ciao. mancavate. Però tranne che il blog nel 95. Gli vlog hanno. Perché no? Non c'è? Cioè, c'è luce sempre, come non c'è? Cioè, scusami. Gli vlogan, fatti sentire che poi sente la tua mancanza. Cla, perché Vietnamita mancato? Vietnamita mancato? Mannaggia voi alle vostre madri. Allora, ti ricordo che Animal Crossing potrebbero esserci le mie Ah, scusate. nipotine. Allora, vestiamoci carine per KK. Sì. Però deve essere un completino pioggesco. Oppure mi vesto elegante e chi se ne frega della pioggia. Mi vesto elegante e chi se ne frega della pioggia. Mi metto, signori, per il KK. Mitra, quando dici tu? No, guarda, ho fatto 2 vestiti uguali, ho comprato. Però mi No. metto Vabbè, uno questo. me lo dai a me. Ho Uno di questi. comprato da te. Allora, mi metto questo qua, però senza sto cappello. Con le scarpette, ma che scarpette ci vanno qua con E con questo? l'altro amore della mamma. Non è lo stesso colore, però vabbè. No, devono essere col tacco, ragazzi, perché che mi deve vedere alta. Non Perché? lo so. Devo fare bella figura. Vabbè, metto queste. Borsetta, mi metto borsetta. Borsetta non me ne metto. Borsetta. Quanto è difficile scegliere le borsette. Niente borsetta. Quello Però col pesce. niente borsetta non va Non va bene. bene per un Dove lo metto il pesce. cellulare? Che Allora. amore della mamma sua. Basta. In testa la stella. Non lo so, non mi sono vestita bene. Non tanto, no. Ma tanto dopo, ragazzi, mi. Tra l'altro non è neanche lo stesso azzurro delle scarpe, quindi proprio mi triggera questa cosa, mi triggera. No, il costume me lo metto pure. Per quanto riguarda visite, stasera volevo andare. Di nuovo ho contattato il ragazzo con l'isola innevata, ma non c'è. Anche oggi non c'è. Non lo becco mai, sto ragazzo. L'altra volta mi ha contattato appena ho chiuso la live. Appena ho chiuso la live mi ha contattato, oh, ora ci sono. Grazie, Criseri07. Perché è innevata? Perché lui è nell'emisfero australe, perché lui vive in Australia. Quindi nell'emisfero australe, come sapete, a luglio è inverno. Quindi, cioè, è sempre a luglio, però è inverno. Metto i capelli elegantini. Oh, che carino, mio Dio! Quindi volevo andare da lui. E poi il nostro moderatore, Template Again, che ancora non vedo in chat, mi ha detto che voleva essere visitato e ci voglio andare. Quindi almeno loro li volevo fare, anche se ripeto, questo ragazzo, vediamo se mi ha risposto. Ma veramente non. Si chiama Daniele? No, forse mi ha risposto. Mi ha risposto, perfetto. Allora, seguimi là, Daniele, se ci sei. Ok, vediamo se mi risponde in chat. Voleva essere visitato, sì. Ah, ok, lui c'è in chat. Non scrive, ma c'è, perfetto. Ciao Daniele. Allora, intanto andiamo. Oh, l'ombre! Guardate le cappesante, me le sto mettendo da parte per darle a coso. Ma in realtà. A Pasquale, ma in realtà non funziona così. Nel senso, non è che gliele date, incontrate Pasquale e gli date le capesante che avete. Lui spunta se trovate una capesanta e vuole quella, non gliene potete dare altre. Quindi io penso che queste tre me le possa vendere. Giusto?
Giusto o sbaglio? Ecco. Cioè, penso che queste me le possa vendere, vero raga? Giusto, 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 esatto. Ok, perfetto, perfetto. Allora, caro Daniele, prima di venire da te, io parlo con KK, perché... sì. Però ragazzi, non so cosa chiedere a KK, datemi un consiglio sulle canzoni da chiedere e vedo se ce le ho già. Ditemi un qualche... Ciao, Ally. Mi dici tu? Oh, col telefono in mano. Ciao sogno, come stai? C'è qualcosa di profondamente poetico nei fiori sotto la pioggia. Quanto è poetica, Ally. Hai delle commissioni da sbrigare al centro servizi? No. O sei solo passata per parlare con Fufu? C'è KK! È sempre un piacere avere a che fare con lei. Ha dei modi così gentili ed è anche molto saggia. A volte passo solo per chiederle dei consigli. Non che ne abbia bisogno, certo. Lo faccio solo per assicurarmi che qualcuno le faccia compagnia, Grag. Ma sta tutto il giorno con Tom Nook, non ha bisogno di compagnia. Piuttosto ha bisogno di compagnia KK. Palmita. Ma ha detto la stessa cosa. Parliamo. È tutto pronto per il domani mattina? Oh, lì c'è stato uno scontro. Ah, stanno arrivando tutti ora. Oh, bravo Victor e bravo Loreto. Allora, vediamo che cosa mi state consigliando. KK Samba. KK Samba esiste? Esiste KK Samba, ragazzi. Non vorrei ordinare una cosa che ho. KK. Vediamo che cosa ho. Vediamo se ce l'ho. Non ce l'ho KK Samba, ma non so se esiste. Vediamo, me l'ha consigliato Luis97, che lui già solo per quante cose ha regalato, abbonamenti. KK Samba esiste? Ok, dai, glielo chiediamo. Perché le altre, queste qua, vedete, ce le ho. KK... Torna a visitarci. Vabbè. Scusate, ah, poi per andare al... Guarda quanta gente! Che bellezza! Per andare nell'isola di Daniele, che è appunto... È innevata, mi devo vestire col cappotto, no? Perché è inverno. Però nonostante sia inverno nell'emisfero australe, comunque c'è stato l'aggiornamento per nuotare. Quindi nuotano praticamente nell'acqua ghiacciata. Oh mio Dio. Io sono una di quelle persone che con l'acqua anche freddina non riesce a... Sambra, va bene. Non riesce a fare il bagno. Per me l'acqua deve essere caldina. Mi siedo vicino a Palmita. Che fa? Ah. Oh, guarda quanti siamo, ragazzi! No, loro, no. Che belli! Finalmente c'è una folla con KK. Metto più forte così sentiamo un po' di KK Samba. Vi lascio con KK Samba. Torno subito, ragazzi. Oh,
Sono tornata giusto in tempo, ragazzi. Sono tornata giusto in tempo. Non mi sono ascoltata Kikei Samba, però la conosco assolutamente. Ok, perfetto. Adesso, ragazzi, andiamo da Daniele. Se Daniele mi mandi in privato il Pindodo, io ti vengo a trovare. Mi metto però qualcosa di più adatto. Lo so che è un peccato già cambiarmi all'inverno, quindi qualcosa di più pesante. Il prossimo sabato dovrebbe arrivare CJ. Ah, quindi il prossimo sabato c'è praticamente... Come CJ? Il prossimo sabato c'è il torneo di pesca? E il torneo di insetti? Perché io quello lo devo completare. Gara di pesca. Ah, CJ, che sarebbe Castorino. CJ è la versione... Non quello di San Andrea. Allora, vestiamoci belli pesanti per Co. Allora, metto il cappotto, quello là delle... Questo cappotto di bici, ragazzi. Oh mio Dio, quanto sono bella. Il cappotto con dei pantaloni. La neve, ragazzi, ci vogliono dei pantaloni. I pantaloni di questo gioco fanno schifo. Sono tutti jeans. Cioè, pantaloni non ce n'è. TG, però i jeans con questa cosa non ci stanno. Metto una gonna, però con delle calze belle pesanti. Un paio di... no, più pesanti. Queste qua, facciamo finta che sono pesanti. Stivali belli pesanti. Tutto pesante. Ecco, questi qua vanno bene, no? Rimango un po' più sull'elegantino, no? Cappello... No, questi qua si metto solamente un... Perché ci sto 3 anni per fare una cosa che... Metto un fiore, ma... Senti, in testa niente, va bene. La borsa ci vuole. La borsa ci vuole, signori. Non ho visto l'avviso del torneo di pesca, sinceramente. Che brutta sta borsa, dai, non si dice per niente. Non ne ho borse decenti. Nere. Questa è bruttissima per questo vestito. Vabbè, questa c'è. Ok. Va bene, ragazzi. Vado. Cioè, se appena mi dà il Pindodo, ci vado. Oggi l'ho incontrato Pasquale. Però, ragazzi, non mi ha dato nessun... Come si chiama? Non mi ha dato nessun coso. Come si dice? Nessuno schema. Mi ha dato solamente una perla. E quindi questa cosa mi ha triggerato. Perché praticamente così ho scoperto che non tutti i giorni vi dà uno schema. Ci sono giorni che vi dà la perla. E quindi, insomma... Ah sì, scusate, abbasso il gioco. Infatti le perle, vedete, ne ho 2. Le metto nello sgabuzzino. Queste le posso vendere, abbiamo detto. Ah, voglio anche nuotare da Daniele, perché... anche nell'acqua fredda. A me ha dato le scarpe sirena. Ah, vestito sirena. Ma perché a me ha dato un... No! Mi è scappato il coleottero, madonna. Ci sono un sacco di coleotteri che tra l'altro valgono un sacco di soldi. Io ho ricevuto il letto. Ma perché a me... Ah, ma non ho preso lo schema oggi. Vediamo.
Ma mi sembra strano, oggi ho visto tutto il... Strano proprio. Sgabello tronco, l'ho imparato tipo il momento che ho acceso il gioco la prima volta. Adesso che ho tantissime palme, visto che ho fatto la zona tropicale, dovrei avere più possibilità di vedere coleotteri. E invece... Non faccio altro che farmeli scappare. Non ho preso neanche i nuovi pesci. Completamente. Gli porto le conchiglie estive? Ok, mi ha mandato i cosi. Ti porto le conchiglie estive, Daniele. Non so se ti servono. Penso di no. Questo cos'è, l'anguilla? No, non mi piace l'anguilla. Non so se ti servono. Vediamo se ne trovo qua. Vabbè, due conchiglie estive. Codice inviato. Sì, ho visto. Ciao, Fenice, guardate che bella. Oh mio Dio, bellissima. Basta, non ne ho più conchiglie. C'è Carmelo lì. Mi scappano sempre questi maledetti coleotteri schifosi. Strombo? No, sto cercando gli strombi. Va bene, andiamo da Daniele, dai. Ciao Carmelo, amore mio. Oh, è così piccolo che non si vede. Mi fanno male sempre le braccia dopo aver usato l'ombrello. Forse perché lo sollevo come se fosse un manubrio e voulez-vous. Devi dire popomf, non voulez-vous. Che amore della mamma, ragazzi. Io nuoto anche se c'è la neve. No, ma anche io ora mi tuffo anche sulla neve. Che bello la neve, ragazzi, oh mio Dio. Voglio partire. Ricevo... Andare da qualcuno. Online. Ricevo... Che vuoi, va bene. Carmelo è l'amore della mamma per antonomasia. Ok, mettiamo il... Grazie, mister... Al... Joy di Heart. Scusami se non lo so dire. Ti voglio tanto bene Midnight, tanto anche Raid. No, che carino. Pindodo. Questa cosa alla Warner Bros. La... sì, vabbè, sì, secondo te ci vedo cosa c'è scritto qua. Ok. La vecchiaia in combe, ragazzi. No, invece no. Non sono così anziana. Ok. Ci siamo. Yarraland. Ok. Sì, è lì che volevo andare. Proprio a Yarraland. Midna, sappi che ho comprato la Switch ad Animal Crossing solo perché mi ha fatto venire lo spinno. Quindi ci tengo che prima o poi mi faccia visita. Assolutamente sì, caro Luis. Sì, stiamo partendo per l'Australia, ragazzi. Oh mio Dio. La prima volta che vedo la neve in Animal Crossing New Horizons. Quindi un po' di emozione c'è. Un po' di emotion c'è. Il viaggio durerà quelle 14-15 ore. Infatti già 14-15 ore di caricamento. Sprecasi! Madonna, è vero. Realistico. Sta durando di più. Ma poi è un'isola stupenda. No, va bene, ragazzi, alle strade! Ma che cacchio di isola meravigliosa! No, vabbè, mi trasferisco qua!
Meravigliosa! Sublime! No, raga, troppo bella! Ah, altre 15, 14. No, che bella vittina! Ma che ingresso poi con il pupazzo di neve! Oh, che carino! Perché la musica è diversa? Perché la musica è diversa? No, ragazzi, non è un time traveler. Come vedete, è il 5 luglio, alle 6:27 del mattino, perché lui sta in Australia, quindi è l'emisfero australe. A luglio, in Australia, è inverno. Grazie mille, mi ha fatto dei regali, ma non c'è bisogno. Io ti ho portato delle conchiglie estive, ma sono veramente una pezzente. No, prendine una. Sono veramente una pezzente, cioè, te ho portate quattro. No! Cominciamo sempre male. Smetto sempre là. Indossa subito. Bellissimo! Poschetto fiocco di neve. Oh mio Dio, guardate! Non lo prendo come spoiler, lo prendo come souvenir questo. Ti seguo Daniele, fammi fare il tour di quest'isola spettacolare. Guardate che bello qua c'è, tipo la sala d'attesa del coso. Non lo so, sala d'attesa di qualcosa. La torteria. Ti seguo. Oh, che bello. Oh, meraviglioso. Questa è la zona per ascoltare la musica. È proprio magico tutto innevato, ragazzi. Io adesso sto facendo l'isola tropicale. Sono un po' fuori dal mondo. Oh, che carina. Ciao. Zampetta. Zampetta forse è stata tipo la prima. Il primo villager che ho avuto in Animal Crossing. Tu sei Midna, dico bene, adoro il tuo nome. Ti prego di passare a salutarmi. Che carina col cappuccio, il cappotto. Che cosa stupenda. Ah, Daniele, devi dire anche quanti anni hai e da dove digiti. Nel senso, lo sappiamo che stai in Australia, ma da dove sei originario? Lo devi scrivere perché lo chiedo a tutti. Ma che bello! Guardate le sculture di ghiaccio! Dio! Ah, c'è il pupazzo anche femmina, la pupazza di neve! No, vabbè, il drink! Il drink! Super, ragazzi, mi devo fare una foto. Non vengo inquadrata bene, ma ne vale la pena. Anzi, no, faccio la faccetta tipo ubriaca. Non si capisce un cavolo. 32 da Taranto. Ok. Che cosa stupenda. La pupazza. Ma i pesci sono quelli estivi. Cioè, i pesci sono uguali ai nostri, no? Quelli di luglio. Giusto? Non sono quelli di dicembre, perché da te è luglio comunque. Bella questa zona qua. Un altro pugliese. No, ma ce ne sono un sacco di pugliesi che ci seguono. Spiaggia. Sulla spiaggia non c'è la neve, giustamente. Sono diversi? Vabbè, va. Questo cos'è il silo? Io non l'ho fatto il silo. Work in progress, ok. Sì, ma non ho dubbi. Le isole di Animal Crossing sono sempre work in progress. Sì, perché effettivamente dovrebbero essere in base alla temperatura e non in base alla stagione. Tra l'altro, poveraccio, sono le 6 del mattino. Ti sei svegliato apposta per me?
Oh, la zona mercato, mio Dio! Bellissima questa zona. Ne ho una simile però, tipo giapponese. Questo è il parco giochi. Ah, hai messo due Godzilla, uno blu e uno nero. Io ho quello nero. Queste cose mi... Allora, i parchi giochi in Animal Crossing non mi fanno impazzire. Per l'unico motivo che non ci va nessuno. Quindi mi inquieta un parco giochi vuoto. C'è il museo. Ah, quindi la musica non è che è diversa, è la musica delle 6 del mattino. Solo che io non ho mai giocato alle 6 del mattino, quindi non l'ho mai sentita. La caffetteria, giustamente, la caffetteria fuori dal museo. È giusto. C'è Nella, certo, perché da lui è già domenica mattina. Nella, ti levi dalle scatole. Ok. Oh, quindi in tanti staranno dormendo qua, per esempio. Chi è? Daria sta dormendo. E infatti. Sta dormendo, non possiamo conoscere. Zampetta è mattutina. Oh, ma che carino che ha fatto questa zona residenziale! Bellissimo! Poi che c'è? Lilla? Chi è Lilla? No, volevo vedere Lilla. Chi cacchio è Lilla? Mai sentita? Che animale è? Cos'è sta cosa? Scopro cose nuove, ragazzi! Qui scatta un po', forse c'è un po' troppa roba. Che bello qua, veramente, bellissimo. Ma qui il pupazzo è sciolto. Perché si sciolgono? Li costruisce e poi si sciolgono? È una tigre? Lilla? Ah, un diner. Sì, un diner con la pizza, però vabbè. Ma c'è pure il gioco del bingo? L'hanno messo perché in New Leaf c'è una fo... un coso. Vediamo. Non l'ho preso. In New Leaf potevi giocare tipo il bingo. No, ora l'ho preso. Non mi serve a niente perché non ho i craft invernali, però vabbè. C'è qualcuno sveglio qui. Ah no, questa è casa tua. Ma quante case hai? Posso visitare? Mi frega, io visito. Che stavo dicendo? In Animal Crossing New Leaf c'era il gioco del tipo il bingo, la cinquina, che si giocava con i pupazzi di neve. Non lo so se qua l'hanno messa pure. Cosa faccio? Carina questa casa. Mi piace. Ma come mai hai due case? Chi ci sta? Hai due case così perché vuoi due case? Oppure c'è un motivo? Hai la fidanzata, la moglie, la figlia? La figlia ha 32 anni, non penso. Se il bagno, bello il bagno. Pianta la nonna. Ah, è il tuo ragazzo. Ok, io ragazzi non condivido la mia isola con nessuno. Io ci ho provato a far fare l'isola e la casa a Raiden, voi lo sapete, ci ho rinunciato. Quindi questa è casa del tuo ragazzo, non è la tua. Quelle più piccole di solito sono quelle degli altri. Manca qualcosa in quel bagno, l'ho pensato anch'io. Perché nella foresta? Gli piace la foresta. Ma questo cos'è? Questo mobile? Ah, è una cassaforte al contrario, non capivo. Tra l'altro, Raiden ha appena comprato una lava lamp, vera, nella realtà.
Però dopo che l'abbiamo comprata è rimasto deluso perché riscalda da morire. E si sente una puzza di plastica, è un po'... Gli abbiamo un po' rinunciato a tenerla accesa. Comunque, mi piace l'ingresso soprattutto di questa casa. Si può abbattere la casa di qualcuno? Molto whip, sì, ho notato. Però l'ingresso mi piace. Si può abbattere la casa di qualcuno? Certo. Se tu elimini l'abitante, come ho fatto io con Raiden che aveva la casa lì, se tu elimini l'abitante si elimina anche... Non solo si elimina la casa, ma si elimina anche qualsiasi sua traccia. Cioè anche gli altri animali perdono la memoria di lui. Cioè come se non fosse mai esistito. Una cosa triste. Capito? Però è buono, tipo, metti che due hanno la casa come loro, no? Nella stessa isola. E poi si lasciano. Non parlo di te, Daniele, dico in generale. Diciamo, voglio cancellarlo dalla mia vita. Che bella, mio Dio! No, aspetta, 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 aspetta. No, aspetta, aspetta. Che cos'è questo? Cosa è questa teiera col portateiere di lana? È la cosa più bella che esista nella galassia conosciuta. Bellissima questa casa, è stupenda. No, vabbè, faccio screen per copiare. Faccio screen. Scusa, poi copio. Allora, dove sei andato di qua? L'unica cosa è il camino che un po' ostruisce il passaggio. È della mamma? Ma a me la mamma mi manda cose schifosissime. No, io devo andare in bagno. Aspetta, Daniele. Non ho cose da mangiare. Non ho cose da mangiare. Vabbè, ci vado a stomaco vuoto. Non guardare. Bravo, sei girato dall'altro lato. Fatto. Non è stato soddisfacente perché non avevo mangiato. E la scopa così? Questa scopa qua? Questa di chi è? Della mamma pure? Io non ce l'ho nemmeno. Sì, della mamma. Ma porca miseria. Vedete, voi quando visitate un'isola come questa, a parte così curata, però dico in un altro emisfero, capite quanto ancora è... C'è da, vedete questi oggetti? Capite quanto ancora c'è da esplorare in questo gioco? Il potenziale, non solo con gli aggiornamenti, ma anche di quello che c'è già, però da scoprire nel corso delle stagioni. La cucina. La cucina, in queste stanze piccole, io la trovo sacrificata. Però magari uno dice, senti, a me non mi interessa avere spazio per la cucina. Oh, che carino, sta applaudendo pure io. Siamo bellini. Io ho la scopa con la paletta se vuoi. Allora è una cosa che c'è già. Non mi è capitato a me. Cosa? A me capitano sempre tipo Spirideo. Che poi ragazzi, Spirideo, se ci pensate, vuol dire che è uno che è morto sull'isola. E chi è che è morto sull'isola? La stanza è molto simile alla mia, però è azzurra. E ce l'ho bianca. Ma anch'io sto prendendo le foto degli abitanti. Questo chi è? Che carino! Chi è questo? Oh, che amore della mamma! Io ce le ho ora tutti appesi sul muro. Guardate la neve fuori! Che si accumula sulle finestre. Bellissimo, ragazzi. No, Tortimer no, perché Spirideo c'era anche quando era vivo Tortimer. Quindi non è Tortimer. Spirideo c'era anche negli altri Animal Crossing. Ok, questa è sala intrattenimento, sala giochi. Pure io. No, che sto spegnendo? Ti ho spento il coso, scusami. Ok. Giochiamo a calcetto.
Io sono negata al calcetto, faccio finta di giocare, ma sono una schiappa totale. Se giochiamo a Switch è meglio. Oppure facciamo gli esercizi. Peccato che non si possono fare veramente. Bellina sta sala. Spirideo era il capo di Tom Nook e Tom l'ha fatto sparire per i profitti. Non lo so, non mi convince. Non mi convince questa teoria. Ah, qui c'è la stanza Quanto sono brava, ragazzi. Che carino. Qui c'è il salotto. Con il centrino. Il come cacchio si chiama? Il tappeto centrino. La Gioconda falsa. Fake. Facciamo finta di niente. Certo, perché se si potessero fare ti eserciteresti. Oh, in Animal Crossing il primo si potevano fare gli esercizi. Comunque casa stupenda, Daniela, mi è piaciuto un sacco, soprattutto l'ingresso, mi piace un sacco. Spirideo era un animale, è stato maltrattato da un umano, per questo si spaventa ogni volta che ci vede, ma non si spaventa con i villager, che storia strappalacrime. È vero. Voglio questo pattern, bellissimo. Ah, la bella neve in faccia. Tra l'altro, per me Animal Crossing sarà l'unico modo per stare sulla neve, perché nella realtà qui non nevica. Mai. Ha nevicato, nevica tipo una volta l'anno, ma dopo 3 secondi la neve si scioglie, quindi... Cioè, posso andare sull'Etna, sull'Etna c'è un sacco di neve, però in città non nevica. Quindi non sono abituata alla neve. Bello questo punto d'osservazione col lago. Che bello. Non è un lago, scusa, vabbè, con le cascate. Mio Dio. Senti, guarda dove sono. Sì. Guarda dove sono. Nell'emisfero australe. Guarda che bello. Come? Ah, è saltato qua. Ma è veramente un... Cos'è ragazzi? Un... Se non lo scrivete dentro 2 secondi vi casca il pisello. Anche se siete femmine. Se siete femmine vi casca un pisello dall'alto, non si sa. Amore della mamma. Amore della mamma sua, peraltro. E la dose di cringe ce l'abbiamo. Ah, e qui c'è la zona palestra che per me rimane... Inutilizzata. Ah, qui si fanno i tornei illegali tra animali. Tra galli. Sono le 6 di mattina da lui, poveraccio. Si è alzato presto apposta. Ah, sì? Eh sì. Ma guarda un po' come schiavizzi i tuoi followers. Ma scusami. Mi ha regalato. È bello sto villaggio. È bellissimo. Un villaggio a parte che è una casa meravigliosa. Dai, questa è figura. No, fammelo vedere un po'. Mentre aspetta, scusa, metto... ma già ho visto la casa. No, vabbè, è la casa no. Ma questa... Hai la lavanderia all'aperto? Giustamente, no. La lavanderia per tutti. In comune. Ma lui c'ha... Ah, guarda, scusate ragazzi, ha messo le macchine, i letti bolide. Oh, ma è un amore della macchina. No, le ha messi perché è come se fossero le macchine parcheggiate. Sì, questo l'avevo... Ma che cosa è messo? Oh, mio Dio. Negli altri Animal Crossing c'erano le macchine. Perché non gliele mettono? Faranno un aggiornamento apposta. Le biciclette. Che poi io questo pattern della strada ce l'ho. Però poi non gliel'ho messo perché... Abbiamo quest'amore della mamma. Guarda che bello qua, qua. Solo che tutte le case sono chiuse perché stanno dormendo tutti. Sono le 6 del mattino. Vedere il villaggio. Comunque ha un le sacco... case me ne sbatto sempre le palle. Ha un sacco di gusto. Crocco. Crocco è un coccodrillo. Sì, era, capito. Ma questo è aperto. Questo è, lui è, Crocco sarà mattutino. I coccodrilli tendono mattiniero. Ad essere... Ah no, mattiniero, giusto. Io avevo Allin nel GameCube che praticamente... guarda l'onigiri.
Sì, lo so. Yarraland si chiama il posto. Carino Crocco. È un crocodrillo. Sì, dico villaggio Sayul perché sono abituato troppo alle vecchie versioni di Animal Crossing. Grazie mille a Charrox, che amore della mamma, grazie a te. Ah, qui c'è la zona concerto. Grazie Charrox, che ha fatto? Ah, c'è donazione. Grazie. Che poi villaggio, villaggio all'interno di un'isola, no? Non c'è bisogno di sbolofonchiare la cella. E... oh, sta cantando. Oh, che carino, aspetta foto. Ogni cosa carina fa. Ma quindi non me lo fai vedere un po' meglio il villaggio? Lo sto vedendo. Villaggio. Stiamo vedendo. Paolo peraltro. Ora, ora magari rifacciamo un po' il giro. Che Daniele, facciamo io rivedere un po' anche a lui che non l'ha visto. Ma quindi il cappello pupazzo di neve era obbligatorio? È proprio una cosa che... me l'ha dato lui come... ma ha dato pure la borsa. Vedi che mi sono messo il cappotto per fare il... sì. Il coso. Coso. Il coso. Tra l'altro dopo mi faccio il bagno nell'acqua ghiacciata, che dici? No. Ti sei perso il... oh, le ciabattine, le ciabattine! Oddio! Ti sei perso il... come si chiama? Prendilo! Lo prendi, la bottiglia. Dice, non lo voglio prendere perché magari lo devo prendere il mio ragazzo. È decorativo? Sì. Scusa, Ernest. No, non è decorativo. Sarà che... siccome giocano in due sull'isola, magari lo voglio lasciare... ah. Mi sono raffreddata, non so come. E nel, giustamente sulla neve. Guarda che bello. Sì, sì, stavo notando. Dov'è finito? Dov'è? L'ho perso. Daniele, dove sei? Morto. Là dietro. Si è incastrato. Ah, ok. Si è buggato. Si è buggato o no? Ok. Facciamo vedere a Raiden. Dov'è? Io lo seguo. Tra l'altro lui ha i cespugli che da me non ci sono perché... ma ha pure insetti che non ho. Guarda qua che bello. Con i funghi. Foto. No. Non scendere. Che fa? Cosa fa? Mi sono fatto la foto così. Ah, ha tolto i boccioli per non rovinare la foto. Che perfezionista, porca miseria, ragazzi. Mamma mia, peggio di me. Scusa me, ma io ho visto sta libellula un attimo. Libellula però con quante B e quante L. Non l'ho mai preso, scusa, questo è invernale. Uno zigottero. O zigottero. Ah, questo secondo me equivale al time travel, eh? No, non equivale al time travel. Ragazzi, Midna secondo voi sta time travellando o no? Non equivale al time travel perché questa è la zona campeggio. Ma ce l'ha infinita st'isola. No, il cimitero. Con i perché i teschi non sono mai esposti? Gli scheletri, no, i teschi. Gli scheletri, voglio dire, non è che sono delle catacombe. Aiuto! Poi così sono in preda agli agenti atmosferici, si rovinano. No, non è vero che è time travel, io sono in Australia. Adesso facciamo il sondaggio. Sono in Australia, fai il sondaggio. Ah, già lo sta facendo. No, ragazzi, sono in Australia. Siete... però quell'assolutamente sì, in realtà viene visto da molti come il no, l'alternativa al sì. Quindi votano tutti assolutamente. La scuola! Ha fatto la scuola! E no, ma all'aperto che ci nevica di sopra sembra una scuola qua di... ma è la scuola di quelle un po' degradate. E chi è che insegna? La lava lamp. Io l'ho detto che l'hai comprato una, però non l'accendiamo perché riscalda troppo. Minchia, no vabbè, l'ho fatta vedere sul gruppo Telegram, però effettivamente ragazzi tenerla 5 minuti accesa significa accendersi il fornetto. Che bello. Beh, è grandissima o sono io che sto camminando da 7 ore? Mezzoforte 82 ha da ridire, dice questo è space travel, non time travel. Non è time travel perché io sono in Australia, va bene? Beh, è come se uno partisse per guarda, l'Australia. La zona... green. La zona green. Sì. La zona green. Tu ce l'hai la zona green? Io non ho una minchia, direttamente.
Poi ho preso una libellula perché mi volava in faccia, ragazzi. Però non sto pescando o facendo cose, come vedete. Ok, c'è il museo. C'è proprio un fiocco di neve gigante. Lo so, lo posso anche prendere, ma serve per i craft invernali. Non ho i craft invernali. Ma sta cosa del fiocco di neve c'era pure nei precedenti, mi ricordo. No? È come... Guarda che bella che è quest'isola, guarda che bella. È molto bella. Bella piena. Ma poi ci sono le strade, guarda, ci sono le strade. Come si chiama l'isola? È Yarraland. Sì, però quella macchina è proprio un letto. Sì, cioè, vediamo Corica. Ecco, non è normale. È un letto, perché non c'era la macchina, perché... C'è la panella. Nella, Nellina, come cazzo si chiama questa? Come si chiama? Brunella. Non mi è venuta perché il nome. Comunque, questa è, guarda che bellina. Amore della mamma. Però tu non hai visto la casa, vabbè, le case, perché ne ha due. E qua ci sono le cose per telefonare. Le telefoniche le hanno rimosse da... Però non lo so, non mi piacciono i letti macchina. Cioè, a quel punto preferirei non metterci nulla. Ma lui gliel'ha messi perché giustamente cioè, sono le strade. Sì, vedi, ma sono anche... letti. Vedi qua dietro. Lo so, ma sono letti. Non... Cioè, se fossero più macchina che letto, allora ti direi. Queste sono le due case. Levali subito, come si chiama? E qua sopra, Daniele. Daniele, levali. E qua sopra ci ha fatto il terrazzo. Abbiamo detto come si chiama l'isola, scusa? Yarraland. Yarraland? Sì. Sa, tipo di un nome brutto in catanese. Ma lui dice, l'ho chiamato Yarraland perché mi ricorda una cosa importantissima della mia vita. Tu, chi sei tu ma per lui giudicare? È in Australia davvero? Lui è in Australia davvero. E dove? A Canberra? In quale posto sei dell'Australia, Perth, caro il mio Daniele? A Melbourne, a Sydney. Comunque hai la posta, sia tu che il tuo ragazzo. Ad Abu Dhabi, che non è in... Ma questo passaggino, guarda che carino. Ma quindi l'Australia puoi confermare che esiste, Daniele? Ah sì, andiamo a tuffarci, andiamo a tuffarci. Adesso dice Perth. Sono pronta per tuffarmi con tutte le calze e le scarpe. Ok, fa freddo. Melbourne. Ah. Puoi scriverlo tutto intero, non l'ho capito. Andiamo a tuffarci. Guidami verso la spiaggia e tuffarmi. Voglio tuffarmi nel freddo. Aia. Scusate se grido, eh. No, però mi devo tuffare dagli scogli, che è qua, è facile facile. Dagli scogli. Beh, tuffarsi dalla spiaggia è molto difficile in realtà. Tuffarsi dalla spiaggia... C'è il rischio di attronzare di panza. Ecco. Pronti, su, parte... mi stavo spaccando di più. C'è la neve, io non vorrei dire. Che carini! Un po' freddo farà, penso, così. Guarda, c'è un freddo assurdo! Che carini! E se li lascio in mare muoiono assiderati, lo sai. Vediamo se trovo... Ma con tutta la borsetta ti sei buttata? Non se la leva, sei scema. Ho capito, però con tutta la sembra The Last of Us, parte 2, si buttano tutto lo zaino. Prendo il coso e io lo prendo. Vediamo che trovo. Ah no, l'ho trovato anche io questo. Non ce ne sono cose invernali, non è cittare questo, ragazzi, Ma certo che non lo è. Non è uno spoiler. No, non è spoiler. Fatto vedere pure nella recensione che c'era una scena di Ellie nell'acqua. No! Che fa? No, che sto morendo. È velocissimo! Non ce l'ho fatta. Dai! Ma quindi va ancora di moda dire che è un gioco per bambini. Cioè, ma bannateli quelli di questo gioco per bambini. J-Ken, non lo so. 79 dice per bambini da 2 ai 3 anni. Vabbè. Tu sei grande, vai a giocare a Fortnite. Ma è del 79, penso che al limite conoscono lo scopo, briscola, queste cose qua. Che boomerazzo, mamma. Oh, non riesco a beccarlo, però! Ma è impossibile! Ragazzi, ma che cavolo è? Accerchiamolo! Ma, cioè, scusate... Ah, stavo morendo, che è successo? Oh! Ma ti ha preso in faccia? No. Oh, ma guarda. Ho preso un granchio gigante, non nel senso che ho sbagliato. Ok,
Che carino lui che applaude. Gli sto rubando tutti i loot, ragazzi. Vabbè, prendo l'ultimo e basta. Prendo l'ultimo che era qua fermo, allora, e basta. Ammazza. Prima riflettevamo su quanto Fortnite sia una merda. Cioè, scherziamo ovviamente, però per noi è un po' così. Che bello che si può nuotare sott'acqua, ragazzi. Che cosa carina. Che amori della mamma. Ho preso pure il granchio gigante. Magari lui non l'aveva preso. Che ho preso? Sto riempiendo. Abitue marino. Ah. Abitue marina. Invece io ho cambiato titolo. Ora non sono più influencer della Nook Inc. Eh? Ma sono videogiocatrice nata. Che amore della mamma. Ora la cambio la foto perché l'ho fatta proprio all'inizio. Ok, mi levo la muta. Però potevano fare in modo che la muta fosse uno strumento, cioè da poter mettere tra questi qua, in modo da rimuoverla velocemente. Invece no. Purtroppo non si può fare. Sono le baggianate che fa Nintendo. Comunque, isola meravigliosa. Attenzione. Comunque, ragazzi, potete avere l'opinione che volete, però chiaramente giustamente. Oh. Che carini. Va bene, bellissima isola. Va bene, adesso mi sono rotto il cazzo. Adesso me ne vado. Però veramente stupenda, ragazzi. Voto? Voto dell'isola, allora 9. No, aspetta però. Allora, a Carla DG quanto abbiamo dato? 9,5 era? Non me lo ricordo. Perché mi ricordo il record per adesso. No, e Tenaga? E Tanaka non l'ho vista l'isola. Io ho visto soltanto la celebrazione di Ah, ok. Già solo per quello è 10,5. Ma ti garantisco che avevano l'isola da 10. Ma ci credo, perché lei è un artista, quindi in teoria citta, perché lei già è artisticamente più. No, dai, 9. Allora, secondo me 9 se la merita quest'isola, A Carla quanto avevamo dato? Ma chi se lo ricorda? Devo anche un po' attenermi alla mia scala di valori, altrimenti. 9,5, non se lo ricorda manco lei. Ma che cazzo sei? Che come non te lo ricordi manco tu? Sarà che lei a scuola era una di quelle all'università anche, una di quelle secchione che prendeva talmente tanti voti alti e non teneva neanche più il conto. Secchione? Una studiosa. Secchiona, secchiona. Guarda, ci ho messo pure la spazzatura qua e il coso, guarda che cura dei dettagli. Che bello. Allora, io direi, non mi piacciono le auto messe lì, mi dispiace, ma non mi piacciono perché sono palesemente dei letti per bimbi. E non mi piacciono perché non mi piacciono. E tutto il resto devo dire che è molto bello, anche se credo me lo godrei di più senza neva. Perché la neva un pochettino toglie, smorza e, come dire, rende più smorti i colori. Quindi... Ma non è vero, è magica. Ma sarà magica, però. Poi le 6 del grigio. Mattino, peccato. È ottimo farsi la passeggiata e la nuotata alle 6 del mattino in Australia con la neve. Ma guarda che rinvigorente. Capisco. Per cui io direi, allora, a parte questo però è tutto molto ordinato, tutto molto simmetrico, io premio molto la simmetria, non mi ha fatto impazzire la scuola all'aperto in realtà. No, dai, ma è carino, ma è una cosa in più, non è che per forza ci devi andare. Ho capito, io devo giudicare o mi devi scassare la minchia? Ci sono i voti? Sì. No, non ho detto minchia, non l'ho detto. Allora, io direi che comunque siamo su un voto altissimo. Facciamo un 8,8. No, dai, per me è 9, guarda che bello qua. Ah, però questa non l'avevo vista. Vedi, infatti lui te la sta facendo vedere. Guarda qua, il pupazzo di neve è la barista. Madonna, sa di Forever Alone, tipo fortissimo, tipo uno che si fa il villaggio. Vabbè, no, carina come cosa. Comunque però c'è da dire che... Ah, c'è il Magnum Bianco, allora mi prende già 10,5, perché senza... No, è un solo. L'isola la stanno gestendo in due. Però non so se la gestisci più tu, Daniele. Perché a volte ci siamo in due, però faccio io tutto il lavoro. E poi
diciamo che il secondo giocatore. E se ci giocano lui? E il suo ragazzo. Ma il merito di chi è? E infatti questo volevo capire, se il merito era di tutti e due o semplicemente suo. Per esempio, nel caso di mio fratello. Sì. È un po'. È più di mio fratello, però anche le mie nipoti contribuiscono. Guarda che carine le zone residenziali. Comunque, per me è 9,5. Boom, però tu ti butti. Vabbè, dai. Ah, no, Cosa? Il simbolo della S Roma. E già mi si abbassa, Ma che dici? Da Juventino, da Piemonte Calcio tifoso non posso. Io mi dissocio, ragazzi, mi dissocio. Il simbolo della S Roma, non di Roma, della S Roma. E Ride and Roll Review Bombare. Sto review bombando. E downstacando anche. Sto downstacando. E allora io direi che siamo avanti, dai, un 9, dai. 9, bravo, 9, Daniele. Lui ha iniziato da poco. Allora, anzi, è stato bravissimo perché già alla casa bellina. Lui ha messo solamente il simbolo della S-Rom. E qua c'è sta zona con i pupazzi di neve che non ho capito se si sciolgono man mano che li fai. Mi sta parlando il pupazzo di neve. Sì, ti ricordi che succedeva? Pallino. Sì, ma siccome sta morendo. Tan, tan, tan. Due cose devi vedere. Te l'ha detto in siciliano. Due cose devi vedere. La perfezione. La perfezione ha fatto pupazzo di neve, cioè io e il resto degli Ashalen. What? E che spike da lì. Ma invece l'altro? L'altro è più vivo. Ah, e allora è inquietante a spack. Come pupazzo di neve sono fatto abbastanza bene, ma credo che sarei potuto essere migliore. Ma credo che fossi potuto essere. Lo sento nell'acqua che mi scorre nelle vene. Ah, e ricorda di parlare a tutti bene di quest'isola. Mi minacciare. Ora c'è la pistola fatta col legnetto. Benvenuta a Yarralen. Non mi rimane più molto tempo su quest'isola. Oh, è stata una gran bella esperienza. Dite ai tuoi amici di non farla finire qui. Fate pupazzi di neve quanti più potete, quando potete. E io c'ho la 50 dai, gradi era proprio. Ma soprattutto qua neanche in inverno li possiamo fare. Infatti. Sì, vabbè, saremo sull'Etna. Tolgo il disturbo, caro. Grazie mille. È una bellissima isola. Bravissimo. Hai preso 9. Tutti i meriti. Dal grande Raiden. Dal grande Raiden. Alla prossima. Faccio così. Cosa vuoi fare? Torna a me. Qua a Catania quando c'era un po' di neve, provavamo a fare i pupazzi di neve, duravano il tempo di farlo, poi ci scioglieva in mano. Sì, io l'ho detto pure già che noi non. Adesso Template again, dammi il pindodo che ti visito. E quindi a un certo punto. Ah, devi valutare l'isola di Template again. Ah, adesso mi diverto. E quindi a un certo punto abbiamo optato per i pupazzi di Eternit. Cioè, con le discariche che c'erano, avanzate. Però Temple Gears è stato sfortunato perché ti becchi il giudizio di Raiden. Ah, adesso. Grazie 20 Andrea Dams 03. Allora la mia isola mi fa schifo. Addirittura, attenzione, parole fortissime. Io devo prendere un gelato. Io già l'ho mangiato, quindi meglio di no. Tu prenditelo. Però devi valutare l'isola di Ghost. Ti avvicini che ti devono vedere, però che qua ho il pallino che è per una persona. Aspettate ragazzi, mi cambio perché col cappotto non ci posso stare. Merda. No, scusate, mi è arrivata. Cosa? È una mail bruttina. No, niente. Ah, mi fai spaventare. No, non riguarda il canale. No, cose di lavoro. Allora, scusate, mi vado a cambiare. Perché sono. Oh mio Dio, che caldo che fa qui! Ah, posta! Gianluca. Direttamente dall'Australia o quasi? Vediamo. No! Ah, la ramazza con paletta! Oh, grazie a te Daniele. Praticamente spiego, se no sembra chissà che cos'è. In pratica, siccome dobbiamo sponsorizzare un gioco, non diciamo sì. Qual è perché è la sponsorizzazione. E un gioco secondario, cioè uno dei giochi inseriti nelle news. E praticamente adesso l'abbiamo registrato con una modalità. È arrivata la mail, registrate tutto tranne quella modalità. Perché è ancora in beta e ha dei difetti. E io adesso come faccio? Vabbè.
Va bene. Ma quando lo dovevamo sapere? Appunto, me l'ha scritto 2 minuti fa. Vabbè. Ottimo. Allora, scusate, mi vesto carina per andare da Temple Again. Quale di questi 3 colori? Rosso, giallo o blu? Rosso. Oh! Scusate. Guardate quanto sono bella. Le scarpe, no, le calze leviamole immediatamente per sempre. Oh. Quindi hai fatto scegliere a me mentre la chat si stava contendendo il colore. Ho fatto scegliere a Raiden, ragazzi. Che potere che ho su. Guardate quanto sono bella. Temple Again si merita tutta questa bellezza? No. Però mi rifaccio i capelli normali. Cioè me li sciolgo. No, non è un appuntamento. Insomma. Con Temple Again. Voglio ricordare? No. Temple Again mi è mio figlio. Ah. Adesso il dubbio è... Con chi l'ho fatto? No. Adesso mi interessa. Quelle sono... Asciugamani o rollini di cioccolato? Ma come fai? Asciugamani, rollini di cioccolato. Come pedofilia? Temple Again ha 40 anni. il granchio gigante e la libella, lo zigottero, però li devo... Questo lo metto nello sgabuzzino. Se uno esce, si porta dalla muta, l'accetta, il granchio. Scusate, li devo donare. Che è quello? Cosa? L'insetto. Il nudi branchi. Non è un insetto, si trova sott'acqua. Dove me lo mandi sto codice amico? O sto codice Pindodo? Temple Again. Mandamelo su Facebook. Scusate, vado a donare al museo. Proprio che me lo scordo perché l'altra volta mi sono scordata le cose. L'altra volta, ragazzi, 2. 2 in una volta. Nello stesso punto. Me ne so occhio. E dopo ho detto occhio. Cristo. Questo è colpa di Temple Again. Proprio la colpa è tutta sua. Maledetto lui. Maledetto Temple Again. Ah! No, questo non vale niente, adesso già ce l'ho. Scusate, uno fa il tragitto da un posto all'altro. Ci sto 6 anni perché succede di tutto. Coleotturo Lucanide. Lucanide. Credo sia Lucanide. Ho fatto volare qualcos'altro. Hai messo, scusami, vai a destra. Questo è il tuo villaggio, giusto? La tua isola. Guarda, come ho messo per fuori. Molto bella. Ma hai messo la luna. Ma lo sai quanto è quanto è kitsch quella cosa? Mi piace un sacco. La luna cattiva? Allora, non è che tutto quello che piace a te o che non piace a te va bene, che non ti piace a te. Ma io, tu deve... lo sai che ho tanto gusto. Ma non è vero. Cioè, sì, è vero, però ognuno ha i suoi gusti. A me piace. Vedi anche sì chi dice. E Gianluca è bellissima. Va bene. Sì, lo so, Eraclion che era la tua, grazie mille. Ah, era sua la luna cattiva? No, la ramazza, mi ha mandato la ramazza. La ramazza. Ma senti, questo retino personalizzato che hai tu, dove? Come si può? Il retino campeggio, tu non giochi, non le sai. Allora, caro Blatero, c'è un insetto in mezzo a tutto questo, perché non ti schifi? Non è un insetto, sono creature marine. No, una era una libellula, gli hai dato. Tra l'altro voglio vedere... Come si inseriscono nel contesto dell'acquario? Io ancora non l'ho visto. Enigmator 22, per cortesia. Che ci fa qua Fenicia? Dove sono le creature? Che ci fa? Stavo guardando il museo. Io starei tutto il giorno tipo in un museo. Ma poi questo è bellissimo. Ma questi cambi di inquadratura c'erano prima? O sì, li hanno aggiunti con l'aggiornamento? Sì, si poteva fare. Sì? Solo nel museo, però. Hai visto che hanno... ma ok, però mettere quei pesci predatori tipo lo squalo in mezzo tutti insieme... Perché secondo te nella realtà come stanno? Ma non in questo spazio circoscritto. Cioè, rimarrebbe solo lo squalo, dopo un po'. Ma dove sono sti cacchio di cosi tropicali? Devi andare nella stanza grande.
abbastanza grande. Abbastanza grande. Appena entri la porta iniziale. Ah! Oh, Palmita! Guarda Palmita! Hai i capelli un po' a cretino. Guarda Palmita, carino. Amore della mamma! Sì, ah, ma stava guardando giusto quello di cui tu, cui tu ti sei messa sopra. La medusa l'hanno aggiunta ora qua, messa così. E non è spettacolare messo là? Bellissimo, infatti almeno vedo che dice... Mentre osservo questa creatura così elegante, anch'io mi sento galleggiare a mezz'aria. No. Oh, questo animaletto l'hai donato tu? Hai fatto uno splendido regalo a tutti noi. Grazie, guapa. Tutto donato io. Voi non fate niente, non fate. Madonna, che cazzo. Gli animali non fanno niente. Guarda, vivono e basta. Il granchio che ho appena donato, il riccio. E che, il rizzo di mare com'è? Dove c'è scritto qua? Cavolinia. Ah, la cavolinia. No. Okay. Capasanta, granchio gigante, riccio di mare, buccino. Bucci. Il polpo, il polpo. Calamaro. Lutiana, platessa, squalosega, sogliola. Il polpo, il polpo. Ananas di mare, granchio gazzami. La minchia di mare c'è. Il polpo, guarda che carino. È carino, poi sbattono tutti le pinne addosso. Ma non lo so, sono un po' frammisti in una maniera strana. Secondo me l'ecosistema creato è un po' come... La stella marina! Quando ero ragazzino c'era un gioco che si chiamava Sim Safari. E praticamente io avevo avuto l'idea di mettere leoni e zebre tutti insieme. Riaccendo poi il gioco ho trovato solo un leone. Dopo che avevo messo 1000 leoni e 1000 zebre ho trovato un leone. Cioè sto cazzo di leone si era mangiato non solo tutte le zebre ma pure tutti i leoni. E non era più grasso di prima, era normale. Andiamo da Templeio again. Secondo me si era buggato. Secondo me si era buggato. Che poi, si mangiavano, nel senso che semplicemente si incrociavano e scompariva una delle due. Guarda. Uno dei due animali. Ma però, oggi sei proprio scorpione. Si è buttato nel mare alla fine, tra l'altro. Anzi, ma che... Templeio again. Basta. Colpa tua. Sempre colpa sua. Aspetta che... Che sfiga immane, ragazzi. Ma giuro, ragazzi, perché poi uno dice, dici bugie, sei una bugiarda. Bugie, sei una bugiarda. No, a parte che amore della mamma Pasquale che mi guarda, però non è questo il punto. L'altra volta... Dov'è qua? Vediamo. C'è stato una luna cattiva. Ah, no. Guardate, due scorpioni insieme. Ho capito, prendili. Ah, no, è un video di... Anche qui ti sei fatta pungere. No, forse l'ho preso. Li ho presi tutti e due. Con il retino di Sailor Moon. E che poi pare che dice uno mente. Ragazzi, comunque Cringiala a me è piaciuto. Io me lo rigiocherei volentieri con qualche volta. Cringiala? Cringiala, non era male. Allora, andiamo da Templeio. Ha detto che non ci giocherà mai. Io non ci giocherò mai. Non mi è piaciuto, raga. Cioè, non è che non mi è piaciuto, non è cosa. Sei così categorica. Che cos'è questa screen? Mi sa che levare il filtro. Io questi capelli un po' sono anni 90. Anni 90, sono un po'. Se Player Inside fosse nel. Nel 96. Potevamo approfittare per fare una nuova puntata così, visto che sti capelli così. Ma io voglio fare una nuova puntata. Però Player Inside a luglio, secondo me, il mese migliore è quello più creativo dal mio punto di vista. Però possiamo fare se Player Inside fosse stato nel 1995. No. Negli anni 80, secondo me. Ad Aiello stiamo andando. Madonna, Aiello. Ma perché Aiello? Ma poi Dodo non ci arriva. No, ma poi ADOS. Che cos'è? MS-DOS sulla cosa Windows 3.1. Ma è uno dei Windows 3.1. Ah! Con nessuna console. Che cacchio vuol dire? Ah, abbiamo fatto la magagna, Template Again. Che è successo, Template Again? Ma metti una migliore visuale. La migliore visuale vuol dire sembriamo il leone della MGMA. Devo togliere il filtro, Vito. Che non è MGMA, ma vabbè. Che cosa è successo? Non hai pagato il coso?
Nicolino? Non hai pagato il Nintendo Switch Online? Sì, ma devi... dai. Rimetto il codice, scusa. Nicolino. Ma lì non è possibile comprare nessuna console. Ora sono andate in Australia. Pindodo. Ma tu lo sai com'è Nintendo, categorica nelle cose. Sì, è vero. L'altra volta con una ragazza non c'è stato verso... Non ci sono potuto andare perché lei non so che problemi aveva. Ti ricordi che messaggio spuntava di errore per GameCube? Errore di comunicazione con la corrente elettrica. Butta la console, dimmi una cosa del genere. Cambia la console. Prenditi una PS2. Cioè, ragazzi, spuntava un messaggio proprio categorico, tipo errore di comunicazione grave. Non è stato possibile. Muori. Ma devi sistemare il frame. Allora lo sistemo, secondo me si è fatto di nuovo errore. No, beh, allora, scusami. Cioè, ci manca poco che ti dice non riprovare. Prova ad andare da qualcun altro, Nicola. Vedi se hai un problema tu col NAT. Io no, sicuro, perché sono appena stata da Daniele. Cioè, Nicola, che sta più o meno a quanti chilometri da qua? Sta a Gela, giusto? Vabbè, magari non lo voleva dire. Adesso lo sanno tutti. In via... No, beh, lo scrive sempre nel gruppo. Saranno quanti chilometri da qua? 100. 80. Non lo so di chilometri sono. 80 chilometri. E con lui 80 chilometri no. In Australia che è 7000 chilometri sì. Devi fare, non lo so, forse hai... No, no, comunque è colpa di Nicola... È colpa tua. Di Nicolino. Come sempre. Prova a cambiare... Se puoi cambiare... ecco. No, nel senso, puoi cambiare linea, meglio. Se no, prova ad andare da qualcun altro e vedi se te lo fa pure con qualcuno. Se no, vai a casa tipo di qualcun altro e vedi se ti secondo. Sì. Redden cerca di rimediare, ma nulla, esatto. Che? Nel frattempo, io ragazzi. Cerco di rimediare a cosa? Ma che ne so cosa scrivono. Ora devo rimettere il filtro. Ma porca. Fammi sapere se riesci a cambiare. Intanto volevo liberarmi di ste cose. Vendo tutto. Lo so che non si dovrebbe vendere nella cassetta dei cosi. Quindi? Perché si prende il 20% di commissione. Perché sono dei ladri patentati. Tra l'altro non so se tu hai visto la casa di Fenicia. E non vedo il motivo per cui avrei dovuto vederla. Ah, è della tua isola. Fenicia. Mi pare di sì, è tutta quella tipo la terra, infatti sì. No, ecco fuori. Sì, sì, me la ricordo. Lei, guarda, si cammina sulla... Ma sulla... pure tu, tranquillamente, con le ciabattine. E si sente plaf, plaf, ciaf, con ciaf. Con gli zoccolini. Però poi per dormire, tra l'altro per dormire scomoda, in una branda, sì, infatti, in un lettino prendisole. Però non è una signorona in realtà, è bellissima, però in realtà è un po' terra terra. È bello come ti guardano quando entri, non ci parli ed esci tipo, ma che voleva? Sì, esatto. Vabbè, giustamente. Ma quel calderone che c'è là? Io l'ho messo io. Ma che cos'è di fatto? È una yakiniku? No, in realtà è per la sauna. Ah. È per fare il vapore per la sauna. Ti ricordi che c'è quello del vapore della sauna? Sì, ci siamo stati in una sauna. Più volte. Ora mi rimanda il dolore. Mi sono cicatrizzato. Che sta facendo? Attenzione, fa le cose losche. Che sta facendo? Con quegli occhiali di da anonimo, no? Ancora, a questo punto potresti offrirmi del succo d'uva. Un po' Zeb 89 se vogliamo. Che tostissimo è stilo estivo, atleta. Blizzo. Sei pronta per la stagione calda, vedo. Dici che starebbe bene anche a me uno scamiciato con Balze. Mi sento in mena di osare. Fai, esagera. Guarda, se vuoi te lo regalo. Esagera. Ottempera. Intima. Hai visto che ho fatto pure il tavolo cancro? Che ridi? Pensavo che era un tavolo brutto per questo cancro. No, è cancro del segno zodiacale. Sì, sì, adesso ho capito. Perché è a luglio e tra un po' io faccio il compleanno. Faccio il compleanno, ragazzi. Faccio ben 25 anni, ragazzi. Incredibile. Mi pare ieri che ho fatto 20. Che ho fatto. Era ieri. Che ho fatto quanti anni? Era ieri. Cosa? Che hai fatto 25 anni. No, devo fare 25 anni il 20 di luglio. Però mi pare ieri che ne ho fatti 15. Maggiortom 87 dice: tra due giorni faccio 33 anni. E sì, questa è la sfiga di mettere la data di nascita nel proprio nick. Non puoi mentire.
Io per esempio ho messo Rider 97. Quindi tra un po' ne faccio 25. Però si comincia a invecchiare. Mi ha mandato l'altro codice Templeyen. Invece Raiden 26. Sì, sì. Uno in no, più. No, a me piace avere 36 anni. Sono ok, tanti. Me l'ha mandato, vediamo. No, bello. Ok, me l'ha mandato. Vediamo se ora funziona. Hai cambiato hotspot e cosa hai fatto? Davvero hai 25 anni? Perché non si vede? Ma non ho capito, ma che cazzo. Ma perché, scusa, se avete dubbi. Allora, una cosa è sicura. 25 anni ce li ho sicuri. Io pure. Cioè, 25 essere... li ho fatti garantiti. No, poi... quando avevo 25 anni sicuramente Switch non c'era. Non c'era neanche PS4. C'era PS3. Che anno era? Quando avevo 25 anni io era il 2009. 9. E io il 2010, quindi c'era Mass Effect 2 quando ho fatto 25 anni. Quante volte hai fatto 25 anni? No, sti cazzi però. Una volta, basta, una no? Major Tom, ho solo 3 anni in più di te, dai. Non sto capendo, non devi capire. Se volete, allora ve la giro così. Io ho solo 6 anni in più di Mike Shosh. Non sono tanti. E 5 anni in più di Mike Shosh. Poi ho solo 4 anni in più di Sabaku no Maiku. Io 3 anni in più di 3 anni in più di Fraus. Però sempre in più. 3 anni in più di Fraus, di Mouse. È stato. Io 2 anni in più di Fraus. 2 anni no, 3 mesi in meno di Shooter Ezio di Breaking Italy, che sembra giovane. Quindi io sono più giovane. La stessa età di Fossetti? La stessa identica età di Fossetti, Fossetti ha qualche mese in più in meno. Io la stessa età di 5 anni in più di Utopia. Io la stessa età di Cristiano Ronaldo. Esatto, io ho un anno in più di Cristiano Ronaldo, ecco, bravi, diciamola così. Però anche 4-5 anni in meno di Buffon, ecco, questa è la cosa che... Cioè, un pochettino. Sì, sì, esatto. Siamo più giovani di Wes, sì, Wes ha tipo 2 anni o 3 anni in più di me. Ah, ce l'abbiamo fatta! Beh, Bressanini è... penso che sia sulla cinquantina, già lui è un altro... No, 37, 36, perché 37? Ragazzi, ne abbiamo 36 e 35, non abbiamo mai fatto segreto della nostra età, come fanno altri, che io vedo che ci sono delle ragazze, soprattutto su Twitch, che non dicono mai la loro età. No, a me me frega niente, io non capisco il senso di nascondere l'età, io prima scherzo perché mi piace scherzare, però non me ne frega niente di nascondere la mia età. Perché dovrei nascondere. A parte che secondo me non si può nascondere. Cioè, comunque lo vedi che bene o male l'età quella. Cioè, non si può. Non è che mi vedi e dici, ok, questa ha 20 anni. No, vabbè, già bocciato. Madonna mia. Già bocciato. Template again. Mi dispiace. Sì, l'importante è portarli benissimo. Esatto, pazzo. Ci proviamo. E template again, non ci siamo. Già, è inutile che saluti, non mi convinci. A parte il fatto che lui si è fatto boomer, sembra un vecchietto. Ma lui è un boomer. Allora, cominciamo subito, ragazzi. Intanto io mi segno le cose che non vanno nel villaggio di Temple Again. Allora, come quando faccio. Allora, ragazzi, quando noi recensiamo un gioco, che giochiamo un gioco e lo recensiamo, sì. Scriviamo in un taccuino le cose che non vanno. Esatto. Man mano che le incontriamo. Quindi ora devi fare la stessa cosa. Esatto. Oh, che carino, mio Dio. Allora, esatto, già fai bene a piangere. No. Vabbè, la commiserazione ci sta. Ma perché ti sei fatto gli occhi azzurri? Come gli occhi azzurri? Vediamo, girati. Ma come osi? How dare you? Perché ti sei fatto gli occhi blu? Ma non mentire, ce li hai castani. Poi perché ti sei fatto due Pac-Man azzurri, tra l'altro? Ce l'ha un po' color... non vorrei dire. Petrolio. Azzurri. Cosa stai dicendo? No, nella realtà. Perché? L'azzurro che è? Color che è? Niente. Non ce li ha azzurri nella realtà. No. Però è bello questo ingresso. È carino qua. Nella realtà, credo, mi pare, Temple Game, gli occhi come ce li abbiamo tutti più o meno in Sicilia, cioè color cerume. Io ce li ho molto più scuri. Che dicono nocciola per camuffare, in realtà è color cerume. No, guarda che ti sei fatto una bella isola, Nicola. Scusa, perché c'è una ciliegia? Ah, perché questo è tipo un po' un... Ma questo completino da golf, però, anni 30, come mai? Anche gli occhiali da boomerissimo. Perché? Non ce l'hai gli occhiali da boomer. Ho capito, però.
Questi sono da super boom, sembra Sherlock Holmes. Guarda, ha fatto tipo l'esposizione dei vestiti fuori dal negozio. Sì, molto interessante, così se li possono rubare. Comunque, fin qui molto classico, però niente male, niente male. Aspetta, 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 vediamo quell'angolino. Cioè, andiamo con un certo ordine. Vabbè, seguiamo lui, dai, vediamo. Seguiamo lui, lui magari ha una sua idea di come mostrare l'isola. Allora, questo è tutto che va bene, non ci interessa, per adesso canta da solo, maledetto. Perché c'è Terry Crews? Perché c'è Terry Crews? È bellissima questa. Ragazzi, solo per questo mi prende un sacco di punti. Ma un sacco. Ragazzi, Terry Crews è meraviglioso. Ragazzi, solo per questo già mi svetta, eh. Cioè, già siamo sul 10 metri. Cosa? Sei... ok. Qui i fiori lì, purtroppo, mi vanno a devastare tutto il... Attenzione, attenzione. Ah, si vede il pisellino. Però ricordiamo che Ubisoft in Assassin's Creed History le ha, come si chiama? History Discovery. Tour, Discovery Tour li ha tolti. In Animal Crossing invece ci sono i pisellazzi. I pisellazzi. Sì. Questa cosa con le gomme ce l'abbiamo in studio. È vero. Ogni tanto, ogni tanto ce le mangiamo. Sono buone. Sì, oh, Savanna! Ce le mangiavamo, poi mi sono ricordato che prima di metterle dentro mi erano cadute tutte a terra, quindi non le abbiamo mangiate più. Savanna è bella. È sì. L'unica zebra. Bene. Non dire che sembra il nome di una pornostar, perché già l'avevi detto. No, è il nome di una pornostar. Non tra le migliori, ma... Ok, comunque questi fiori messi così... No, invece il McDonald's. Il McDonald's. Perché lui è un bambì. Mamma mia, veramente. Avanti, che BM. Una volta con Templegan siamo stati a un McDonald's e lui si è preso l'Happy Meal. Veramente. Oh, e si è arrabbiato perché... Sì, sì, in Giappone. E si è arrabbiato perché... Ti sei preso l'Happy Meal in Giappone? Sì, e si è arrabbiato perché non ci ha trovato la sorpresa che voleva. Diglielo, Template. Non è vero. Gli sto scrivendo, secondo me. È vero. È tutto vero. Allora, ragazzi, tutto quello che dirò da ora in poi è verissimo. Il campo da basket. Da mini basket. Ma perché tu giochi a basket? A mini basket. Vedi che è alto 1,50 m il canestro. Vai. Ah, questi spazietti così però che mi rappresentano questi rigoli di mare. In effetti sono un po' scomodi. No, sembra che ti sei fatto il fortino protetto da... Basta, cos'è la tomba di Oreste? No, di Marco Del Gaudio, secondo me. Di Marco Del Gaudio. Allora, Oreste è a casa di Alessandro di Liot 9, quindi non rompere. Ha fatto la tomba di Oreste. Sì, è qua dal primo giorno. Vabbè, mi vince tutto. Allora, Terry Crews e la tomba di Oreste per me è già top, eh. Oreste è vivo. Devo dire che a livello però di... Vedi, allora, tanti fanno i villaggi molto belli, ben curati. Però finora non avevo visto un villaggio spiritoso. Questo è il primo. Vabbè, non è vero. Che io vedo dei nostri follower, sì. E da template me lo aspettavo. Una libreria all'aperto. I libri marciscono però alla pioggia, no? Infatti non mi fa impazzire. Più che altro le librerie il all'aperto, all'aperto poi. Questo no, questo te lo boccio, template. Mi dispiace. Qua cosa volevi fare? Questi rosoni qui. Ma perché è scomparso? Cos'è sta cosa? La macchina del popcorn e poi delle bancarelle vuote. Non capito. Ho in mente la musica di Play. Ah, qua sta facendo il coso delle rocce. Cimitero, secondo me. No, deve fare spawnare le rocce. Ma devi mettere tutti i manichini, un lavoro infinito. Allora, non mi piacciono queste fessure. Senti, levali sti fiumi qua, sti fiumiciattoli. Queste fessure terraformale, perché non ci siamo proprio. Cioè, a livello sono estetico... Sono un po' innaturali e poi... Però devo dire che nel suo essere un villaggio abbastanza eccentrico, c'è tanta simmetria. E la cosa non mi dispiacque, anche se appunto queste fessure me... No, secondo me è carino. Attenzione, Johnny Colt dice bruttarella come isola. Attenzione. Guarda che bella, Pappi. Oh mio Dio, è bellissima. Sembra Amelia di... Paperone di Papera. È vero, della Disney. Pappi. La mia palmita è più bella ancora. È bellissima. Vogliamo vedere il resto dell'isola? Guarda, fa la codina viola. È bellissima, stupenda. Pappi è una paperotta. Poi? Ma che è? Gucci, madonna. No, è Cucci, Cuggi. Denfi. Denfi che sta per Fendi. Fendi. È Servace. Versace. Sì. Hai pure le marche finte. Ma cos'è sta cosa? Supreme Barletta non c'è. È per fare tipo la sfilata di moda? Oppure per fare tipo i concerti di tutti quei trapper che lui ascolta. Sfilo io.
Sto sfilando. Non si sfila così. Che momento cringe. Oh, lui mi sta applaudendo, che carino. È tutto così triste, al contempo delizioso. È vero. Ok. C'è roba che se qua perché una hai fatto la cosa di sfilata di moda? Ti rubo i soldi. Ah, sì, si prende i soldi. Non sono una pezza. Come mai hai fatto questa cosa della sfilata di moda? E tra l'altro per passare si deve saltare, mannaggia a te. Perché ti devi mantenere attivo. Volevo fare un evento sul gruppo Facebook. Ah, ok. Quindi spoilerato. Ah, vabbè, no, teaserato. Hypato. Ah, guarda quanta cosa. Quanto cascatume. Quanti buttanesimi. Vediamo. Ma quello è salumone? È poncio. Devi dare poncio a caramello subito. Devi. Rilascialo. Dai poncio a caramello. Ti ha starnutito. Coronavirus. Poncio. Come mai? Devi dare poncio a caramello. Ok, vediamo. Okay. Carina questa cosa dell'albero di frutta. Ecco, questa è una bella idea. Ma torno a dire che quei rigoli d'acqua, per quanto siano simmetrici, non mi fanno bene. Poi qua ci sono, vedi, guarda sì. Le case, ognuna col proprio giardino. E c'è molta acqua in quest'aiello. Molto acquosa. Vabbè, senti, è un'isola. No, non è Poncio Pilato. Vediamo, dai, continuiamo. Cioè, superiamo questa impasse. E magari stava scrivendo, gli idraulici ad aiello non sono bravi. Ah, che c'entrano gli idraulici? Perché si è allagato tutto. Che boomer. Qua c'è altre case. Okay. Poncio levati. E levati in mezzo. Ok. Lui non corre, non ti sta facendo vedere tutta la zona piena di fiori aberranti. No, perché quelli che sto vedendo sono disposti in un ordine grazioso. Ci stanno. Sì, è vero. Oh, un cagnolino così, rosa. Briciola. Oh. Ok. Ma ho fatto la scritta aiello coi fiori. Raiden, la Lazio perde 3-0, una notizia importante. Ma non tanto perché per la Lazio, io alla fine non è che tipo contro la Lazio. Però beh, in chiave Juventus. Che c'è qua? A Falco. Ah, Juventus ha vinto 4-1. Oggi la Lazio sta perdendo 3-0. Ha perso praticamente. Lui è un figo. Vediamo. Campionato finito. Ah, Falco, bellissimo. Grazie alla bella notizia. Il figo 97. Fanny è stupenda. Ho sbagliato a dargli un vestito. Sì, ho visto quel vestito rosa che c'era lì. Comunque, secondo me, poi lui ha cominciato a giocare più tardi degli altri. Sì. No, ma devo dire che non è male come villaggio, mi aspettavo uno schifo. E invece ho notato anche una netta personalizzazione in chiave umoristica con Terry Crews, il McDonald's e la tomba di Oreste. Perché quella è la tomba di Oreste. Se tu scavi, trovi Oreste. Oreste da lì. Non è vero. Allora, Templeken, glielo vuoi dire che l'hai seppellito tu? Ma non devi dare ragione in questa cosa stupida. Hai seppellito tu che addirittura spuntava come fogliolina e spuntava Oreste come fogliolina. Perché era una mobilia, una sorta. Vedi, l'ho seppellito io e Trottolo, l'hai visto? Oh. Non è vero. E nel frattempo ha seppellito anche Trottolo. Cioè, vivo, però. Vivo. Allora, Trottolo dov'è? Vediamo se è ancora vivo. L'ho seppellito. L'ha ammazzato lui. Perché... Mi piace che ci sia questa lore di Oreste. Ma è Oreste è da Liotta, allora chi è quello di... Quello è Oreste alternativo. Sì, se tu vedi infatti all'orecchino dall'altro lato. Grazie Barbaquill. Ah, guarda, ha fatto lì. Tu però se non guardi come giudichi, guarda dove si è fatto casa sua. Secondo te, non sto guardando. Guarda dove si è fatto casa sua. Vabbè, l'imperatore. Qua, è arrivato l'imperatore romano. Si è fatto l'isola, la casa. E poi la casa è un po' modesta per essere su... Sono Dio. Allora, io avevo messo la casa davanti... Attenzione. Avevo messo la casa davanti alla spiaggia pensando di rimuoverla subito. Invece l'ho lasciata lì perché mi piace un sacco. Guarda che casa da acchiappone. Allora, sì.
mi piace questa. No, però devi fare in modo che ti possa sedere anche qua. Però, allora, devo dire, il pianoforte non lo sai. Allora, come. Nico, una cosa, un consiglio. Mettilo più indietro questo divano, in modo che possa veramente sederti. Adesso la questione è una, quella è la ragazza con l'orecchino di perla o Scarlett Johansson? Perché... No, è fake, vedi, ha gli occhi chiusi. E allora è Scarlett Johansson. Fake. Yep, ho preso ieri sto divano. No, ma pure io voglio fare questa cosa a giro. Ma... Solo che non l'ho trovato io questo divano. Ti volevo dire però... Bianco, infatti se me lo mandi... Ti volevo dire però, il pianoforte lo sai suonare nella realtà o no? Allora, un'altra cosa. Se trovi il tappeto legno, sì, lo metti sotto a questa cosa e a questo pavimento e sembra di essere in una sauna. Lo sto cercando pure io il tappeto legno. Ma è molto interessante. È non si chiama tappeto legno, è un tappeto a forma di piattaforma di legno. Non lo so come cacchio si chiama. Ah, ma perché ci ho messo una sorta di vapore acqueo. Sì, è bellissimo per fare tipo la sauna. Lo volevo mettere anch'io nel bagno, ma non c'ho il tappeto di legno. Domani lo chiedo sul gruppo, ok. Comunque è una casa da acchiappone. È una casa da acchiappone, però peccato che non abbia. Che non acchiappa. Acchiappa solo coppa. Blogeppo, ci mancavi, come mai non c'eri prima? Ciao, Blogeppo. E siamo stati sulla neve. Ah, questa attenzione è la... a tutti gli album trap tipo di Ultimo. No, Ultimo non è trap. Diciamo, come lui è tipo appassionato di Ultimo di Coso, come si chiama? Di cose musicali. Quello drogato, come si chiama? Rolls Royce. Ma sto suonando la batteria da davanti. Salmo e come si chiama? No, Baby K, mannaggia. Salmo. Sì, Salmo, sì, però lui è appassionato anche di coso. Marrakesh va bene, ma di coso. E come si chiama? Quello là che canta Rolls Royce. No, chi è? Achille Lauro, esatto. E anche di come si fa a essere appassionati di Ultimo senza essere una ragazzina di 14 anni? Vabbè, questi sono gli stessi pregiudizi di quelli che dicono che Animal Crossing è solo per bambini. Ma fatemi fare per scherzo. Per... Guarda che tappeto da boomer. Posso dire una cosa? Che stanza da boomer? Scusami, ma la Yakuza? La no, Yakuza, allora, questa stanza non mi piace. La Yakuza non ci sta per nulla in una stanza così. A parte che la sedia è tutta così, impregnata. Cos'è? È tipo sporca. Ma perché? No, non è sporca. Sedia da gaming per... Allora, hai la scrivania da bimbo M... E il letto e il divano da l'armadio e il letto da boomer e anche il tappeto e la jacuzzi che non c'entra niente. Questa stanza proprio ti riflette al 100%. Ma poi la jacuzzi sopra il tappeto, what the fuck? Esatto, no, come si chiama? Grazie mamma, prego, amore mio. Nazar. Allora questa cucina me l'hai copiata al 100%, però hai messo tutte le cose scure. Beh, devo dire che è pure meglio della... come colori mi piace la di più. La mia è sul rosso. Ma sai perché? È proprio una stanza, questa è una casa da uomo. Sì, vabbè, da uomo. Da da bimbo minchia. Da uomo, nel senso che i colori sono molto maschili, sono sì, più... diciamo. Adesso ci farà vedere la sua stanza rosa. Ci vuole un po' di colore, però effettivamente è una stanza da uomo un po' boomer, sì, un po' boomer, un po' alla Barney Stinson, diciamo che è un po' la casa del nonno. No, la casa del nonno ce l'ha. Ecco, questa è ottima come stanza. Ah, il pavimento è elettrificato, occhio. Ma scusami, è la stanza tipo della collezione. Ma che collezione? C'è il calzino, i fazzolettini, però la Egao là sopra. Che cosa guardi qua? Il calzino serve a quello che penso io. Il calzino e i fazzolettini a che ti serve? Ho capito, ma il calzino perché? Blogeppo innocente, perché il calzino? Ma perché il calzino veramente? Cioè per simulare o cosa? Dicono che la torta di mele sia meglio. Solo che giustamente lei si può fare sempre la torta di mele. Che è la torta di mele? L'apple pie, quella americana. Se ti sei vista American Pie, il primo. Chi se lo ricorda? Queste sono citazioni da campione che tu non potrai capire mai perché non hai avuto un'adolescenza. Comunque la casa non è male. Comunque devo dire che a livello di humor Temple Game top, eh? Sì. In Giappone mi ha fatto morire da ridere. A me no, ma è stato sul cazzo per tutto il viaggio. Però
L'isola è finita però. Vabbè, però. Dai, vabbè. Allora, vabbè. Voto. Allora, con la simpatia mi acquista già almeno mezzo punto in più, Quel Terry Crews mi ha già ben disposto. Ok, già questo è un elemento. Oh. In generale, devo dire che l'ordine dell'isola è buono, a differenza di quello che mi sarei aspettato da uno creativo come lui. Diciamo che c'è una buona simmetria, a parte quei rigoli che a me non piacciono, però hanno un loro senso, perché sono, vedi, tutti simmetrici. Sì, sì. Quindi direi che un 7,8 me lo prende. 7,8, ma dagli 8. Eh no, ho aggiunto mezzo punto in più per la simpatia. Dagli... Non era 7,3. Dagli 8 perché è lui. Ma io devo fare i favoritismi? Allora, devi considerare che per fare tutti sti rigoli, sti cose, cioè ci ha messo un po' di tempo. C'è che Vlogan che ogni volta parla per recensioni nostre. Prima era Red Dead Redemption, ora è Days Gone. Ok, quindi il ragazzo di prima, Daniele, è Red Dead Redemption. No, quello era 9,5. Vabbè. Invece è Doom Eternal. Doom Eternal. Invece, come si chiama? Template Again e Days Gone. Ok. Grazie Nico, è stato fantastico relativamente. Adesso. Foto insieme. Adesso vediamo un altro villaggio e vediamo chi sarà Ghost of Tsushima. No, non si può dire. Non si può dire. Oh, che carino, mio Dio. Resident Evil 3 cosa avevamo messo? 8,5. No, Resident Evil 3 6,8. Resident Evil 2 8,5, volevo dire. Mi stavo confondendo con Resident Evil 2. Allora, mi ricordo io, Devil May Cry 5, mi pare 8,5. Devil May Cry 5, sì. Carla di G91 è un The Last of Us Parte 2 e un Red Dead Redemption 2. Brava. Ma tu perché non hai visto Tenaga? Tenaga, possiamo venire? Vuoi vedere quella di Tenaga? Sì, dovrei lavorare, ma sì. Dai, facciamo quella di Tenaga e poi stacco direttamente. Va bene. Allora, quest'oggi ti sei allietato con il mio sottofondo vocale. Così facciamo giudicare il Raiden. Ok. Beh, però c'è da dire una cosa. Se altri follower avevano la priorità, è giusto darla loro, visto che Tenaga già l'hai visitata. Sì, però si modifica sempre l'isola. Però dico, se c'erano altri che vogliono essere visitati. Ma io ogni sabato sono qua. Quindi man mano li visito tutti. Va bene. A cosa lavori Raiden? Alle news. Alle news per domani. Le news della settimana. Raiden, fai un altro lavoro oltre YouTube e Twitch? Allora, sì. Solo che mi sono licenziato ieri. Il modello. Per taglie forti. Allora, facciamo così, ragazzi. Brutta. Tenaga, scusami. Facciamo così. Visitiamo qualcuno che non abbiamo mai visitato. Allora, era giusta la mia obiezione. Hai ragione. Perché io volentieri avrei visto il villaggio di Tenaga, però è giusto anche, no? Allora, visitiamo qualcun altro. Facciamo la nostra solita scelta. Però, allora, ragazzi, solo chi non ho mai visitato partecipi a questo estrazione speciale per farsi giudicare da Raiden, va bene? Allora, quindi solo chi adesso lo metto solo per gli abbonati per 2 secondi, poi lo rimetto per tutti la chat. Come si fa qua? Chat per gli abbonati, proprio per pochi secondi, ragazzi. Solo se siete disposti a ospitarmi, non avete altri ospiti e soprattutto non sono mai venuta da voi, va bene? Appena scrivo via in chat, scrivete uno dei simboli scritti qua sulla ruota, presenti sulla ruota. Grazie Isabel, che sta facendo un raid insieme a altri 47 utenti, grazie mille. Isabel. Ah, Isabel potrebbe essere. Vabbè, nel dubbio, grazie. Mi raccomando, solo se potete partecipare. Allora io mi defilo. No, devi giudicare l'isola. Ah. L'ultima la devi giudicare. Vai. Va bene. Appena scrivo stop, basta. Io un attimo. Allora, vediamo, giriamo la ruota. Mela. Luis97. Oh, non l'abbiamo già visto. Luis 97, ma non sono già venuta da te.
Dice no. Era quello creepy. Sicuro? Perché io mi ricordo che siamo venuti da te? I ragazzi... A me pare che sono venuta. Ah, era Ludwig. Lo abbiamo scambiato, poverino, l'abbiamo... No, 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 era Ludwig, non forse sono... Forse era Liot 91. No, 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 era Ludwig. Va bene, allora, caro Luis, mandami... metto la chat per tutti, ragazzi, subito. Come cacchio! Ok, la chat adesso è per tutti. Dite le gabbie. Mandami il coso. Mandamelo su Facebook o su Telegram. Su Telegram però devo vedere dal telefono. Oppure... Qua. Ok, grazie. Dove preferisci tu? Stava cadendo il controller pro, signori. Telegram, va bene, mandamelo su Telegram. E comunque prima qualcuno chiedeva, non ho capito se a te piace New Horizons. Ragazzi, sì, mi piace tantissimo. E io l'ho giocato per tutto il primo mese, l'ho giocato abbastanza. Solo che non mi sono mai impegnato nella costruzione del villaggio. Sono andato tipo a... per inerzia più che altro. E dopodiché io l'ho praticamente abbandonato per mancanza di tempo e anche un po' di voglia di stare appresso al villaggio. Voi però, pensate però per me è adorabile. Che io volevo prendere in mano il suo villaggio. Sì, sì. Cioè volevo un po' giocare col suo e fargli anche il suo villaggio. Però lui ha detto di no, quindi... Ma perché io sono uno che queste cose a lungo termine difficilmente le porta avanti. Perché... a parte che devo giocare mille altre cose, voglio giocare mille altre cose, ma poi soprattutto non ho la costanza che invece ha Midna. Però in realtà mi piace tantissimo, io sono un crosser pure, ma non come Midna, chiaramente. C'è da dire che sono andato un po' a peggiorare, perché mi ricordo che New Leaf lo avevo giocato per molto di più, quello per 3DS, giusto? Wild sì. World l'avevo giocato ancora di più, così come tantissimo, ancora più di tutti, avevo giocato quello per GameCube. Man mano ho giocato sempre di meno, Let's Go to the City pochissimo in realtà. E questo qui solo un mese ci ho giocato praticamente. Un mese è un mese, Però per Animal Crossing non è niente. No, infatti per Animal Crossing è un'inezia. Però sai, ci sono quelli che ci hanno giocato una settimana, io comunque un mese ho reso onore al titolo. E poi comunque sono qua a viverlo con te. Già è qualcosa. Atlantis. Oh, Luis 97 già parte da un voto alto perché lui ha regalato non so quanti abbonamenti e... Sì. Ah, Luis 97 già parte dal 12. Già Luis 97 parte 7 minimo. Quindi può avere anche l'isola quella scarsa. Tipo la mia. Può avere anche tutto fiori. Grazie Eric 94. Ma si guardano Dodo Ardo e Dodo Baldo, come dire, ora la fottiamo mai a questi. Allora, Luis 97, immagino che tu sia del 97, quindi hai 23 anni. In realtà ha 97 anni. Però, allora, dici tu da dove chiami e quanti anni hai. Quanti anni hai? Immagino 23. Allora, io lo so, Luis 97 è siciliano. Però me lo deve dire lui. Ed è tipo di Lica, di Agrigento. Licata 22 anni. Hai visto. Vive in Germania. Ma in Germania dove? Dire in Germania. Germania è grande. E noi siamo stati solo a Colonia, quindi. Noi siamo stati a Colonia e di passaggio a Monaco di Baviera. Quando mai? Sì, di passaggio, ci hanno perso i bagagli, ti ricordi? Vabbè, ma era l'aeroporto. Vabbè, Amburgo. Ad Amburgo? Come ti trovi in Germania? Anche cosa sta in Germania? Pensavo che Amburgo fosse fosse in Sudafrica. Vabbè, voi che scrivete ad hamburger per fare celi, in realtà in tedesco è hamburger veramente. Che carino! E l'hamburger deriva dalla città di Amburgo. Non sto scherzando. Ma che è stato sto traffico qua di persone? Qua c'è Enzo. Enzo, Miccio. E questo è, guarda che carino Pippo. Dentonato. Procediamo. Allora, io ti seguo. Mi raccomando però, se vuoi un mio giudizio, non ti fossilizzare sugli abitanti, perché sennò io mi sconcentro, va bene? Mi deconcentro. No, non ci vado nelle case degli abitanti. Questa è la... Però devi stare attento all'isola, perché sennò... Finora sono stato molto attento. Allora, questo urinatoio qui.
Non è un urinatoio. C'è quello più alto per è quello per le donne. E non so, al centro del... Vabbè, comunque superiamo questo impasse. Grazie Mutax006. Grazie Mutax006, benvenuto o benvenuta. Comunque le isole più belle sono quando piove. No, aspetta, mi devo mettere l'ombrello. Ah, le isole sono più belle quando piove. Beh, punti di vista, caro Marco del Gaudio. Tu sei quello che preferisce i suoni della montagna alla musica. Quindi parti... Ma io sottoscrivo. Sì, ho capito, però capisci bene che è un po' da vecchietto di 73 anni. Ma io anche... E io sono un vecchietto di 73 anni? Beh, dentro siete un po' tutti vecchi. Solo io sono giovane. Qua c'è la caffetteria. Molto bene. Anzi, molto bene. È più un diner. È un diner, ma all'aperto quella radio, secondo me, lo stereo, secondo me, come minimo, non funziona più. No, anche a me piace la pioggia tantissimo. Però ora c'è un po' scassato la pioggia perché c'è piove da 7 anni. Qua è stata la Waller. Qua chi c'è? Sarà Zompo Sigmund, il vecchietto, il lupo vecchietto. Il lupo vecchietto. Qua è carino che ha messo la fontana in mezzo. Sì. Solo che ci si deve spostare un po' così con la piedino. Sì. Col piedino. Tra il saltello. Dal 6 dovrebbe piovere di meno. Allora, pupazzo pazzo, non puoi scrivere certe cose. Banniamolo. No, ci sono bambini che ci guardano. Cioè, template again. Cioè, lei stessa, perché c'ha tipo 11 anni. Qua c'è il parco giochi. Sì. Qua c'è il coso campeggio. Sì. Ok, un po' blando, un po' blando. Spazio un po' blando. Considera che avrà cominciato da poco. Ha cominciato da poco perché ho visto. Questo spazio vuoto, per cosa? Perché questo spazio cosa vuoto? Cosa vogliamo crearci qui? Dimmi le tue intenzioni e valuterò anche questo. Lo spazio, ti spiego, ha cominciato già da poco perché ha ancora la bottega di Nook all'inizio. Whip, work in progress. Non scassare, work in progress. Ma no, pupazzo pazzo, sto scherzando. Lo so che. So che c'hai. So pure come ti chiami. Dove stai? Sì. Ah, il cinema! Guarda il cinema. Allora, definiamo cinema. Vabbè, la sala. Televisore 41 pollici. Ma io vorrei salire. Le sedie, quelle della scuola. Ma io salirei anche sulla sedia, ma non ci va. Di là. Ah. È un proiettore che è fine a se stesso. E poi un televisore 40 pollici. Ma perché non fanno girare un po' la telecamera? Anche all'esterno. Capisco non 360 gradi perché so che lo sai che gli alberi di dietro non sono completi. Sì, ho visto. Vabbè, ma è un po' come facciamo noi l'albero di Natale, solo davanti. No, allora, non è vero, l'albero di Natale lo facciamo anche dietro. Beh, come facciamo tutti noi. No, l'albero di Natale io lo faccio anche dietro. È vero, ma è giusto perché ci avanzano le palle. Che se non avanzassero non le compreremmo apposta per farlo dietro. Io lo faccio anche dietro l'albero. Ma senti. Che poi quest'anno ho fatto l'albero di Natale. Dopo 2 giorni sono andata in Giappone e quando sono tornata era finito tutto, le feste erano finite. Sì, però per pigrizia l'abbiamo smontato a Pasqua. Me lo sono goduto altri 10 giorni. Noi in quarantena abbiamo smontato l'albero di Natale. Tutti i giorni della quarantena smontavamo una palla alla volta. Ma senti, ma... Bella questa zona. Discuti, come si chiama l'isola? L'isola, non me lo ricordo più, Atlantis. Sì, però che tu accogli un ospite con l'infradito e il calzino. Ma vabbè che in Germania fanno così. In Germania fanno così. È adeguato alla Germania. Vediamo la casa sua, va bene? Però gli esterni della casa non si addicono a quel giardino rustico, perché gli esterni sono molto altisonanti. Ma poi anche quel welcome con l'osso. Ok, molto classico, molto... poco audace, diciamo. L'ingresso va bene, c'è Kojima in televisione. La casa scaca, ha scritto. La casa scaca? Quindi è la scasa. La scasacca. Cosa c'è sopra? Ah, un aereatore, va bene. Un aereatore, per areare. Oppure un aspiratore, insomma. Comunque in realtà quella tomba è per il mio testicolo destro, grazie Gianluca. Ah, sì. Ma da allora non ti senti un po' meno completo come uomo? Ah, devo andare in bagno. Cioè, hai notato che dopo il viaggio in Giappone la voce ti si è striminzita un po'? Mi lavo le mani, faccio il bucato. Template again? Non posso. Parli un po' in falsetto adesso. Bello, mi piace sto coso oasi. Downscaca, sì. Però non stai valutando tu, sei pronto per il voto? Sto valutando, sto ponderando, pensa, addirittura. Non solo valutando, sto...
Subito si è messo a giocare. Zona da gaming. Allora, mi piace il muro anni 90. La zona da gaming è belloccia, ma secondo me non è granché simmetrica. È whip. Work in progress. Sono diventato Mario Giordano. Ah, ok. Quindi un pessimo giornalista di parte è coglione? Ah, ok. Giochi ancora a Pokécamp? Sinceramente no. Beh, una volta che c'è la versione più nuova di Animal Crossing non si gioca con la precedente, dai. No, poi Pokécamp lasciava il tempo che trovava, ragazzi, sinceramente. Vabbè, che Pokécamp è un'alternativa, in effetti. Sì. Però, considerando che Switch è portatile, uno si porta Switch anziché giocare a Pokécamp come succedaneo portatile. Ma perché questo vestito qua da cameriera? È la versione di custom. Praticamente è la collector's edition di custom made. È la cosa delle made che lui mette quando fa il suo lavoro. Cioè? La made. Fai la made? Sì. Lavora in un made cafe. Lui fa il barista. No, made cafe. Non è che devi nasconderlo. Perché per beh, sono bar tosta. Sono bar ottosta. Perché questo è super whip, mega fantastico. Si dice barrista, come insegnano i provini del Grande Fratello. Esatto. È meglio Animal Crossing o Zelda, ma che paragoni sono? Ma è meglio stufato di pesce o un lecca lecca? Ma perché perché ti stai con sé? Vendili! Ma soprattutto è inquietante che tu hai i pesci sui muri. Quello ce l'ho pure io. Ok. Perché io sto facendo la stanza tipo tutta sottomarina. Ma queste carte animate le vendono nella realtà? Ti piacciono? No. Sì. Non lo so. Comunque è un effetto 3D, niente male. Castorino non fa le miniature, quindi puoi venderle. Sì, le puoi vendere, io le sto vendendo tutte. Oh, ma se lui se lo vuole tenere là? Ma non ho capito, là. È un trafficante di pesci, probabilmente. Ok, vediamo il resto del villaggio. Comunque la casa, diciamo, né gloria né infamia. Ah, la zona craft. Allora, se ti interessa la valutazione dell'isola, sappi che questa zona fa scendere, perché è come se hai tanti oggetti in giro e quindi fuffi... Immondizia. Forse oro. Non ha importanza, sono oggetti in giro, fuffi penalizza l'isola. Comunque penalizzo anch'io. No, perché anch'io ho fatto la zona craft... E l'ho dovuta togliere, se no non mi mettevano. Ah, quella è la zona rape. La zona rape, sì. Rape. Poi? Questa è una zona così per giocare a briscola. Allora, diciamo che è un villaggio un po' work in progress, no? Se vogliamo. Sì. Frega niente di Fuffi, va bene. Va bene. Però lo sai cosa? Che per avere il. Come cacchio si chiama d'oro, devi avere. Faccio sti saltelli. Il naffiatoio d'oro deve avere le 5 stelle. Dice, non mai frega niente. La zona rape è malfamatissima, esatto. Sì. Come fa a essere pure qua tutta gente? Come me la spieghi? Fine. Vabbè, guarda, ascolta. È mezzanotte, ma. Ce la facciamo ad ascoltare un'altra canzone di KK? No, dai, che cioè, scusami, è mezzanotte 00, potevi... Fa come gli uffici pubblici in Italia. Cioè, ma manco il tempo. Siamo chiusi, ma mancano ancora 3 ore alla vostra chiusura. Ma dai. No, noi ammazziamo. Tanto non è il vero Totakeke, è il Totakeke alternativo, perché tu ce l'hai ora come ora anche nel tuo villaggio, il Temple Again pure, quindi come può essere? Non ti fare queste domande. Tan 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 tan. Non ti fare queste domande, non ci si fa queste domande. Vogliamo per cortesia continuare a vedere gli altri? Ti levi il popotamo del cazzo. È finita l'isola! Già mi accompagnato in aeroporto, ti devi dare il voto. Allora, diciamo che c'è ancora tanto da fare, eh? Diciamo che è un work in progress carino, con dei canovacci abbastanza visti e rivisti, se vogliamo. Come per esempio la zona rape, le varie zone, per esempio quella crafting, eccetera, che sono senza infamia né lode. Quindi... Però 10 perché regala i subs. Se adesso regali 10 subs ti metto 10. No, scherzo. Non lo fare. Allora, direi che siamo obiettivamente, cioè quanto più obiettivamente possibile, sul... rullo di tamburi. Faceva cagare. Lo so. 6,8. Però un voto in più perché regala i sub. Gay blog anche cos'è 6,8?
Resident Evil. No, dai, il 7 dai. Oh, che carino, che applaude. Per me 7 e mezzo. Per me 7 e mezzo. Ma tu sei buona. Resident Evil 3, bravissima. Resident Evil 3, Giovan 96. Per me 7 e mezzo. Resident Egli 3 Remake. Dice che blocca 95. Comunque ti ha ninjato, che Giovan 96 ti ha ninjato. Ti ha ninjato, ok. Va bene, grazie mille, Luis. Però va bene, nel senso, è un overall di 6,8, ma allenandolo sto villaggio può arrivare anche a... Allenandolo! Molto di più. Sì, ormai hai ragione in termini di FIFA. Che carino. Vabbè, vado direttamente col tasto meno. Ciao, caro, grazie mille. Posso fare l'isola Kingdom Come Deliverance? Cioè, tutta buggata e... Sì, puoi fare. Marco Del Gaudio, chi se ne frega, fa. Ma Marco Del Gaudio ce l'ha... Animal Crossing. Marco Del Gaudio del Glambio. Vabbè, dai, puoi venire. Marco Del Gaudio del tio Claudio. Marco Del Glambio. Del Gaudio. Lo voglio costringere a comprare Switch e comprare Animal Crossing. Marco Del Glambio, te lo compri Switch, per favore, ti compri. E si è avuto. Del Glambio. Oh, che carino, Luis. Che ha scritto? Grazie, sono felicissimo. Allora, sarà felicissimo, ma io non ci giurerei che da ora in poi continuerà a regalare abbonamenti. Io onestamente non ci metterei più affidamento su questa cosa. Volete visitare... Ci siamo giocati gli abbonamenti regalati da Luis. Allora. Intanto, Luis è a tipo 50 abbonamenti. Oh, di più forse. Lo vedi là sopra, guarda, cliccaci. Cliccate al centro proprio dei pacchi regalo. Pacchi regalo, pacchi regalo, pacchi regalo, pacchi regalo. Pacchi regalo, so. Clicca accende. Esatto, bravo. E lui 97 ha 62. 54. Madonna mia, ma cacchio può essere? Allora, però non è abbonato lui. Sì, è abbonato. Infatti, non è abbonato. Infatti. Sì, è abbonato. Ah no, vero. Com'è possibile questa cosa? Strano, è strano. No, è prima partecipato, come no? Ah, mi è scaduto oggi, va bene. Rinnova. Poverino. Non rinnoverò, vado a seguire Saidoni. Facciamo un altro giro, dai ragazzi, perché vi vedo... Bene, io però adesso mi astengo. Però senza Raiden. Ragazzi, è stato un piacere, veramente. Io non saprei come fare. Però senza Raiden, senza mi dispiace. Allora, metto chat solo per abbonati. Mi raccomando, solo se siete disponibili ad ospitarmi. Comunque sono qua, poi e solo se non sono mai venuta da voi. Appena scrivo via, mettete uno dei simboli. E non vale riscattare con i cosi, mi spiace. Con i punti. Ma che cacchio sto scrivendo? Dai, partecipate solo se potete ospitarmi. Fate gli spiritosi. Anche se l'isola è brutta. Avanti, stop, giriamo. Pesce, pesce a pesce. Ah. Nessuno ha detto pesce. Ma perché dite sempre tutti pesca? E nessuno dice pesce. Niente, non ha detto nessuno pesce. Niente, nuovo giro. Nessuno ha detto pesce. Vabbè, lasciando com'è, giro io la ruota di nuovo. Che è? Ciliegia? Ma che scrivete Dado Bax? Ormai è un tormentone di questo canale, Dado. Nessuno ha scritto ciliegia. Allora, sentite, facciamo un altro. Lo riscrivo via e scrivete un po' di commenti più vari. Tutti pesca. Avanti, scriveteli, eh. Ragazzi, scrivete altre cose, mi rendete tutto complicato, però. Un attimino.
avanti. Foglia, vediamo se qualcuno, cavolo, l'ha scritto. Allora, Lisa VRL ha scritto Foflia. Però, immagino volesse scrivere Foglia. No, voleva scrivere proprio Foflia. Quindi dai, Lisa VRL. Mi puoi ospitare sicuramente sì, mandami il pindodo in privato. Su Telegram, dai, su Telegram. Riabilito la chat per tutti. Ok. Su Telegram. Tanto Midna giudica meglio. Oh, se sei andato tu, se ne sono andate 50 persone. Erano lì solo per te. Attenzione, attenzione. Il rider non è nazionale che sposta gli equilibri. Lo mando qui se posso. Ma qui dove? Mi faccio scappare sempre i coleotteri. Ragazzi, io non posso fare sta vita e mi scappano sempre i coleotteri. Sono troppo sensibili sti cacchio di coleotteri. Ma Tenaga è... Tenaga ha scritto qualcosa. Ah, Tenaga ha fatto la... Che bella! Ha fatto la copertina del gruppo. Io l'avevo vista in Work in Progress, tu avevi i peli sulle gambe. No, vabbè, non li ha fatti per la frente. A parte che onestamente io non ce li ho i peli sulle gambe. No, lo so, per... cioè, vabbè, onestamente. Però è veramente bellissima. La metterò, non so se l'avete già messa nel gruppo. Stupenda, perché c'è... Ma quello è Nico? Ci sei tu, io e quello è Nicola? Allora, Lisa VRL non ha Telegram. Ok, allora dove me lo mandi? Ma metti il link del gruppo, qualora interessasse. Mettete il link del gruppo. Come fai a mandarmelo, quindi? Su Twitch? Ah sì, sì, io e Nicola, ok. Su Twitch però come si fa? Vediamo se te lo posso... Ti contatto io un attimo. Chat in privato. Ok, ti ho scritto in privato su Twitch, così vediamo se mi puoi rispondere su Twitch, perché non so bene come... Oppure lo mandi a Siki91 e me lo manda lei. Nel frattempo, ragazzi, visto che sto aspettando che mi mandi il coso, facciamoci un tuffo. Grazie il figo 97. Grazie. Non so. No, dai, non mi ho fatto fare la rinco. Qua non ci si può tuffare. Ma mi posso tuffare anche da qua? Sì, li ho presi gli alberelli per il Tanabata. Ah, è che non ho... Dai, un posto dove, dove tuffarmi. Non mi posso tuffare da nessuna parte. Ah, me l'ha mandato. Niente, niente tuffi. Mi lo levo. Fallito. Va bene. Porca... Ok, andiamo da... Mi posso tuffare anche dalle alture, però mi sono reso conto che io non ho lasciato libere alture. Non so parlare. Su tutte le alture ho messo una... ringhiera. Ringhiera oppure una... insomma... una delimitazione per evitare di far cadere i bimbi. Ah, volevi fare vedere il disegno qua. Sì, sì, ora lo facciamo vedere. Prima di chiudere lo facciamo vedere. Adesso vado un attimo da Lisa. Lisa VRL, devi scrivere per contratto. Devi scrivere come ti chiami, vabbè, penso Lisa. Quanti anni hai e da dove scrivi? Ok, ricevuto.
Non è stalking, no. Lisa, 29 anni, Desenzano del Garda. Molto bene. Provincia di Palermo, no? Provincia di Palermo. Allora, vediamo un po' quest'isola innanzitutto, come si chiama l'isola. Poi non ci vedo, ma se sono altri discorsi. Ok. Ok, l'isola si chiama Hyrule. No, vabbè, cognome, data di nascita e codice fiscale, quelli noi glieli chiediamo. Glieli chiediamo poi in privato. La guida, la leggo ancora la guida, io la consulto ogni tanto, ma non tantissimo, perché per alcune cose è un po' confusionaria e mancano un bel po' di cose interessanti, soprattutto man mano che vengono aggiunti questi aggiornamenti. L'isola, scusate, la guida diventa inutile, perché per esempio le creature marine che sono state aggiunte adesso con l'aggiornamento non ci sono. Ah, qui piove, da me aveva smesso. Ah, il... Aspetta, quel simbolo di che cos'è? Sailor Moon. No, quella giapponese non l'abbiamo presa, vero? Non mi sente Raiden. Gli aggiornamenti alla guida. Spero di no. Ok. Aspetta, scusa, prendo l'ombrello. Oh, che bello questo ingresso, tutto verde, mi piace. Il letto sirena. Grazie, che carina. Bello questo ingresso, bellissimo. Mi piace, anche qua, guarda che bella questa zona così. Molto estivo, molto lido, molto lido. Mi gusta. Ah, tanti fiori, tanti fiori. Però sembra tipo grano. Quei giacinti gialli sembrano tipo grano. Questa è casa tua, la vediamo dopo magari. O la vediamo subito, la vediamo subito. Vediamo subito la casa di Lisa. Sì, è proprio il campo di grano, esatto. Faremo una recensione per Paper Mario di Origami King? Forse sì. Vediamo. Ah, una casa super chic, signori. Super signorona. Signorona, guardate quanto sono chic. C'è pure la cosa per cucire qua. Perché allora, cucire? Bella. Oh, è una signorona Lisa, eh. Ma Lisa, sei quella che si è... No, non sei quella che si è... Sei quella che ha postato l'abito da sposa? No. Sul gruppo? Ah, è bellissima questa stanza! Bello! Sì, sono io! Allora, Lisa, ragazzi... Che c'è? È bellissima! Ho visto le tue foto, sei bellissima! Che mi hai chiesto? Niente. Era allora, in realtà ti ho guardato, ma non c'era motivo di guardarti. Ecco, questo tappeto di legno. Non ce l'hai marrone, vero? Troppo bella questa stanza. Io ce l'ho Midna. Ma color legno ce l'hai Tenaga? Non bianco. Sì, legno. Ottimo. A me quello serve per fare l'effetto sauna nel bagno. Perché quello più il pavimento nuvole fa effetto sauna. Ah, il bagno è così. Però devo andare in bagno. Ci posso andare? Non ci posso andare. Ah, che bellezza.
Che bellezza, signore. Che benessere, che benessere. No, ragazzi, sto pupazzo della mamma io lo trovo orribile. Con tutto l'affetto per la mamma. L'amore della mamma, però. Molto piene queste stanze, sì, infatti. Lisa Augusto. No, tranquilla, la strega gatta Luna me lo sta mandando Tenaga. Bella, mi piace sta cucina giapponese. Tipo tradizionale, con le pareti un po' distrutte apposta. Carina. E la torta? La torta è quella nuziale modificata, giusto? Che carina. Questa forse è un po' troppo piena. Allora, io la trovo deliziosa, però dovete considerare che ci sono tantissimi oggetti da cucina e le stanze sono piccole. Quindi, infatti, la cucina o la fai sopra o la fai sotto se la vuoi fare più grande, perché... Ah, qui è il laboratorio. No, vabbè, bellissimo. Dov'è Caramello che si perde il laboratorio? Caramello pure si è fatto il laboratorio, però lui ce l'ha più ordinato. Ma questo cos'è? Cos'è sta cosa di Creta? Bellissimo. Ma quindi Lisa, tu fai... che fai di mestiere? Dillo così magari. Creta da modellare e modificata. Ma no, non l'ho mai vista. Oh, di hobby. Sei restauratrice? Stanza preferita, sì, molto bella. Non capisco perché... Restauro di mobili, ecco, mi piace anche la pittura, infatti si vede. È il set della Creta. A me non me l'hanno data mai. Ah, dov'è la stanza? No, vabbè, l'ha fatta tipo pub. L'ha fatta tipo pub. Meraviglia. Tipo pub. Questa però è la stanza tipo del magnate del con la cassaforte. Eh? No, io. Comunque bellissima casa, ragazzi. Stupenda, brava. C'era una foto. Volevo vedere di chi era, vabbè. Ormai sono uscita. La stanza del boss, esatto. Ok, continuiamo col giro dell'isola. Ah, ho fatto scappare qualcosa. Il po... Ah, tu sei quella che ha fatto la... l'orto bellissimo. Poi alla fine non te l'ho copiato, l'ho abbandonato totalmente l'orto. Anche perché... Non ho preso più le rape. Vabbè, tu dici, che se ne frega, lo fai dal punto di vista estetico, cioè semplicemente estetico. Lo so, però Antani, mi sono concentrata molto sul discorso tropicale, ho abbandonato un po' l'orto, però veramente bellissimo. Qua rallenta di brutto. Casa di Crocco l'abbiamo appena visto, Crocco. Non ce l'ha quel tappeto. Ma scusami, se lo ordini e me lo fai regala dal scusami Lisa, fai regala dal catalogo, Nook, fai regala e me lo mandi. No. Belli gli scogli così. Tutti giapponesi. Allora, le erbacce estive sono molto carine. Però quelle primaverili non mi piacevano per niente. Oh, una ciabattina. Carino. Sì, di Sara si può, mi sa. Però non ti puoi tuffare, sì, è vero. Mercato, market.
Guardate! C'è il coso! Quella caffetteria con l'edera! Da quando ci si può tuffare? Da ieri! Da ieri hanno fatto un aggiornamento in cui si può nuotare. Praticamente quest'isola è molto verde, c'è tantissimo verde, però verde di quello bello, non verde tipo fiori a cavolo messi in giro. Ah, questo è il mercato. Beach con la scritta di Barbie, mi sembra. Ha utilizzato tutti gli spazi, esatto. Ok, questi è tipo sono i souvenir del museo. Con il cappello col fossile. La piramide tipo Louvre. L'isola ben adornata, esatto. Zelda. Pure l'easter egg. Pure l'easter egg di Zelda. Ci sono pisellini vari. Da me Volpolo viene una volta ogni 150 anni. Che bella. Oh, la zona concerto o matrimonio? Concerto. Concerto del matrimonio un po' neomelodico. Ah, qui sta tipo dipingendo la farfalla. Il signor concerto. Io ho messo l'easter egg a Steven Universe. Io non l'avrei colto perché non l'ho visto Steven Universe. Vabbè, qua che cosa c'è? È chiuso. Forse si deve fare il giro. Ah, infatti, qua c'è il giardino. Aspetta, questo non l'ho mai preso. Un attimo, scusami. Mio Dio. Non so se te lo sto rubando, magari lo volevi prendere tu. Ormai è troppo tardi. No! L'hai rubato? Non solo io l'ho rubato, ma l'ho perso pure io. Cos'era? Cosa? Scusami, perdonami. Sono una un fallimento totale come cacciatrice. Ma cos'era? Uno scorpione? No, un coleottero. No, oggi ragazzi non sono in vena di cacciare insetti. Non sono Milena Pro oggi. Ah, tra l'altro oggi due squali mi sono scappati. Guardate quanto è piena. Infatti per questo ogni tanto rallenta. Milena Pro. Milena Pro. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Guardate la fidanzata di Carmelo. Io sono Cicci. Allora Cicci com'è, signori? È assolutamente un amore della mamma. No, non è cicciona. È un amore della mamma. Quanto romanticismo. Ah, ho capito. Qua è praticamente tutto il ricevimento del matrimonio. Ah, c'è un altro coleottero. Allora, ragazzi, questo l'ho preso, mi sa. Sì, questo è il lucanide, vabbè. L'ho preso mille volte. È amore della mamma, sì. E ora Dab. Che carina. È tipo il ricevimento del coso, del matrimonio. Zona ristorante, sa, tipo ristorante di pesce sul mare.
tanti pesci sul mare. Guarda, secondo me lei, Lisa, è romantica, è un'artista. Vero, Wolfgang? Nella vita reale uccide i bambini? Non penso. Aspetta, hai uno strombo? Strombo! Facciamoci la foto qua. Che carine. Perché non va più a destra di così? A sinistra. No, non ti... Ok. Ok. Fatto. Molto romantica. Te li do dopo? Cosa? No, no, l'ho preso lo strombo. Ho trovato proprio in quel momento preciso. Scusa, posso vedere un attimo? Ah, ok, quindi i giardini sono in comunicazione. Però ognuno diciamo che ha la sua zona. Che carine le foglie a terra, non le avevo viste. Questo che è? Secret Beach. Ah, il faro, qui dipinge il faro. Oh. Ah, il coso. L'anello del fidanzamento. Che amore della mamma. Qui per guardare insieme il mare sotto la pioggia. Il faro che dipinge il faro? È lei che dipinge il faro qua. Io non so fare manco l'ovo col bicchiere, quindi ragazzi. Che dolcezza, sì. È romantica, è proprio romantica. Qua che c'è? Ci sono set di pennelli ovunque. Ah, ok, la zona campeggio. La zona campeggio è enorme. Con la chitarra tipo Ellie di The Last of Us. Sono bravissime, ragazzi. E qua chi c'è? E neanche l'anello entra dalla porta del faro. Ah, vabbè. Una tenda, l'avrà messa così per fare... Ah, tuo marito! LOL. Ma tuo marito ci gioca? O ci gioca? Perché il mio... Non tanto. Il mio che non conosci. Piacere, mi chiamo Gianluca. Che non conosci. Grazie. No, lo uso per le foto di coppia. Esatto. È decorativo, il marito decorativo. Comunque è bellissima quest'isola, raga. Troppo bella. Romantica. Ho già l'ho detto, romantica. Oreste! Sta dormendo Oreste a quest'ora. Bella, bella piena, un sacco di cose. Voto 10. No, allora, voto... Io direi... No, Raiden, non è vero! Il bello è che subito, appena ho messo il sondaggio, c'era subito il primo voto su. Certo, fa pure bene. Certo, sono prontissimi loro. Allora, voto secondo me... Guardate pure la zona telefono. Secondo me voto... 8,5. 8,8. Addirittura. Che ne dite? 8,8. Watch Dogs 2. No. Dai, no. No, God of War. 8,8, dai. Veramente bellissima.
Almeno 9 e mezzo. Vabbè dai, alziamo a 9, dai, dai. Alziamo a 9. 9 anche perché mi ha dato il letto sire. È la migliore isola finora, dice Sky Sea Cloud. Ah, ha superato tutte. Ah, addirittura. Io direi 9, va bene. Secondo me 9 va bene, ragazzi. 9 è un voto altissimo, l'abbiamo dato a The Witcher 3, scusate. Bellissima isola, grazie mille, cara Elisa. Secondo me è un The Last of Us 2. Allora, visto che ho preso lo strombo, posso fare il coso. Ora, la mia domanda è, ragazzi, prima di farvi vedere la cosa di Tenaga, la mia domanda è... Che sondaggio, vediamo. Che sondaggio è? Che blog è 95? Quelli che votano. Perché votate? Raiden ogni tanto si droga. Che stavo dicendo? Ho fatto la stanza a tema tipo sottomarino, no? Con le cose conchiglia. Però ora Pasqualo se ne è uscito con le cose sirena. E ora io mi chiedo, le devo sostituire con le cose conchiglia? Cioè, fa la sirena. Perché ho detto ora li mischio, però se c'è un letto conchiglia e un letto sirena, devo scegliere tra il letto conchiglia e il letto sirena. Se c'è un pavimento sirena e un pavimento conchiglia, no? Allora, innanzitutto vediamo il craft del letto sirena, come cacchio è? Questo, lampada sirena. Questa la posso craftare immediatamente, la crafto subito. E poi ho il letto conchiglia. Vediamo com'è sto letto conchiglia. Il letto sirena, vediamo com'è sto letto sirena. Ah, è singolo. È singolo. Vediamo un po'. Perché ho fatto la stanza a coso. Oh, ce l'ho la perla. Vedete, guardate che bello coso perla. Il letto magari lo posso fare. Vediamo. Per adesso posso farli convivere. Tipo che il letto lo metto qua dietro, ma ci entra? No. Ci entra per così. Cioè, finché posso farli convivere, li faccio. Così ci sono due letti. Ha poco senso il fatto che ci siano due letti. Però per ora vabbè. Faccio la lampada. Non vi convince, vero? È momentaneo, perché non volevo subito togliere quello sottomarino con le conchiglie, perché l'ho fatta adesso, cioè. Perché votano? Tenaga Comics. Ma cosa fa? Perché? Ma vorrei capire qual è il processo psicologico per cui uno vota una cosa piuttosto che un'altra. Raiden, fai le news. Sto facendo le news, sto aspettando che carica un file. Allora, prendo le perle. Dove cacchio sono le perle? Perché ne ho tre? Vabbè. È un esperimento sociale, lo so. Ma si possono personalizzare questi cosi sirena? Nope. Scusate, urlo perché... Porca miseria, ho ste cuffie.
Io voto quello che ha potenziale. Allora, ora dove lo metto sto cacchio di lampada? Madonna, quanto mi triggerano queste cose. No, non ci entra per mezzo. Sto letto, mi sa che è un po' in più. Allora, troviamo un posto sta lampada sirena. Però vedete che si mischiano bene. Però detta così, si alzerà che blocca il 95, in catanese è un po' strano. Chi ha detto? Che ha detto? Deve il sondaggio. Domani si alzerà. Raiden domani si alzerà. Gameblogger 95. In siciliano è un po'... Sì. Doppio senso sta cosa. Allora ragazzi, però è tutto provvisorio, Non, comunque non mi state calcolando perché state parlando tutti con Raiden. No, non è vero. Però una stanzetta delle sirene non me la state... Ah! Questa non è proprio al centro. Sì, chi 91 è solo tu. È la cosa più bella di tutto quel letto. E infatti lo so. Questo letto sirena è bellissimo. Però non ha senso che ci metto due letti. Magari posso fare così, che scelgo uno dei due. E questo qua, cioè, lascio solo il letto conchiglia e tolgo il letto sirena. Sicuramente farò così. Letto e divano. La stanza non si può ingrandire. È troppo disordinato, Midna. Potrebbe sembrare un divano questo, però oggettivamente è un letto. Letto conchiglia non si può chiudere. Vabbè, per adesso è così. Appena si riempiono... Cioè, prendo più oggetti, magari tolgo il letto con... Il letto di sirena e lascio il letto conchiglia. Va bene? Oh, volevo solo un altro consiglio. Questo lo metto nello sgabuzzino e questo lo metto nello sgabuzzino. Vabbè. Infatti non è disordinato. Monelli, cattivi. Ok ragazzi, grazie mille per la serata. Raiden, saluta pure tu. Ciao ragazzi, grazie. Grazie a tutti per esserci. Buonanotte. Oh no! Sono deficiente, proprio deficiente. Perché? Vi devo fare vedere il coso di Tenaga. Ah, quindi grazie per la serata. Ha fatto bene a metterlo la domanda. Aspettate. Vi devo fare vedere la cosa più bella di tutte. Perché sennò non ve ne andate da nessuna parte voi, va bene? Ve lo dico io quando ve ne andate. E non è adesso il momento. Tre ore, ok. E il tondo lo lasciamo, va bene? No, vabbè, il tondo lo leviamo. Così si capisce che sono seduta malissimo. Allora, vi faccio vedere questo capolavoro artistico. Sì, vabbè, il gatto. Allora, già si è spoilerato, però vabbè, lo faccio vedere così. Guardate che bello, mio Dio! Questa sono io. Questa sono io. Che si tuffa. Questo è Pasqualo. Lei è Tenaga e qua c'è Template Again. Guarda che bello. Molto bello. Fai il sondaggio.
Pasquale non è triste, è tipo che sta sorridendo, no? È bello il disegno. È fantastico. Comunque posso dire una cosa, io mi sto tuffando malissimo. Tenaga proprio di culo. E quello è Temple Again, no? Di schiena. Temple Again è l'unico che ha trovato una cosa. Però è bellissimo, sì. Io mi sto tuffando veramente come mi tufferei nella realtà. Hai le gambotte, tra l'altro. Io ho le gambotte veramente. Sta vincendo, sì. Però l'altro sì. No, l'altro sì, nessuno. Oh, sì, assolutamente no. Quell'altro sì, sì. Sì, ma... permettetemi di dissentire. Poi rispondete sì, ok? Dai. La posa l'ho presa dalle immagini ufficiali. No, vabbè, ma si buttano malissimo, infatti, anche nel gioco. Ok, ha vinto il sì, ha vinto il primo sì. Il secondo sì ha fatto schifo a tutti. Questa qua, non so se l'avete già messa nel gruppo, però mettetela nel gruppo. L'abbiamo sdoganata, quindi la potete mettere. Grazie mille ragazzi, buonanotte. Ciao ragazzi, grazie. Ciao.